Bene, penso che adesso la sala virtuale si sia riempita. Dai numeri è certamente grevita. Un saluto a tutti e iniziamo i nostri lavori, scusandoci un attimo per il ritardo dovuto a esigenze di carattere tecnico e anche le difficoltà che sono tipiche di questi eventi che non sono proprio consueti. Allora, siamo qui per svolgere ormai la consueta e tradizionale attività nell'ambito del corso di diritto dell'energia, che è tenuto da me e dal professor Sandro Manico ogni anno. Si tratta di una iniziativa che ormai dura da qualche anno e che ha avuto la sua evoluzione. Prima si trattava di un'iniziativa volta soprattutto agli studenti. Oggi è un'iniziativa sempre più aperta, lo testimoniano anche i numeri di partecipazione, numeri che abbracciano non solo gli studenti ma colleghi, operatori del settore, operatori inteso in senso ampio. Veniamo subito al tema, perché abbiamo molto materiale, molta carne al fuoco da voler illustrare. L'oggetto lo avete visto tutti. Discuteremo con esperti che sono stati i responsabili delle attività legislative o che hanno seguito le attività legislative nelle rispettive autonomie in punto di approvazione delle leggi regionali in tema di affidamento di concessioni di grande derivazione idroelettrica. Per certi versi l'iniziativa di oggi è quasi un seguito dell'iniziativa dell'anno scorso. L'anno scorso, a valle dell'approvazione del nuovo articolo 12 del Decreto Bersani, a seguito dell'approvazione del Decreto Semplificazioni, noi ci siamo interrogati su quelli che sarebbero stati gli spazi per i gestori regionali. Oggi abbiamo già le prime esperienze e abbiamo fatto in modo di coinvolgere proprio coloro che ci potessero illustrare queste esperienze. E un po' a sorpresa rispetto a quella che era la locandina, l'indicazione della locandina, abbiamo anche oggi, fra gli ospiti, un quarto relatore, il dottor Mancini, che è il responsabile o comunque è un dirigente della Regione Piemonte, che quindi ci illustrerà dal suo punto di vista l'attività e il lavoro della Regione Piemonte, che pochi giorni fa ha visto approvata definitivamente anche la legge regionale avente questo oggetto. Allora, io ho solo il compito di introdurre i lavori, ma per introdurre i lavori ad uso degli studenti e anche mio, mi sia consentito di illustrare brevemente il quadro politico e normativo di riferimento in cui si innestano queste esperienze legislative. Ora, la prima cosa che mi viene da dire è questa, che non stiamo parlando di un commitment normale, non è l'acquisizione di un bene o di un servizio. Si tratta di disciplinare le modalità con le quali si affida una risorsa preziosa, un bene certamente pubblico, sottoposto a regime particolare, per di più per una finalità ancora più utile, perché la produzione di energia, che già di per sé assolva un interesse pubblico, ma un'energia particolare perché è un'energia pulita, quindi con tutto quello che ne consegue anche in termini di tutela dell'ambiente. A fronte di questo è chiaro che l'approccio del legislatore non può essere quello tipico che si ha verso una fattispecie di acquisizione di un bene o servizio qualunque. Le coordinate sul punto, coordinate normative sul punto che ci provengono dall'Unione Europea e dai paesi europei sono precise. Per quanto si voglia dire, e scusatemi la semplificazione, io le posso ridurre sinteticamente a questo. Non esiste nessuna disciplina di rango derivato dell'Unione Europea che imponga o disciplini l'affidamento di queste concessioni. Prima cosa. La seconda cosa, esistono principi del trattato, che riguardano le varie libertà di stabilimento, la libertà di circolazione dei servizi, che sono anche declinate in una direttiva, la direttiva Servizi, che si possono applicare in generale a queste ipotesi e in quale modo? Se l'autorità pubblica proprietaria del bene decide di affidare a terzi questo bene per lo svolgimento di un'attività economica, deve farlo con una procedura contendibile, ma non è prescritto da nessuna parte che lo debba fare, cioè che debba dare a terzi questa opportunità. Tanto per fare un esempio che riguarda la declinazione di quanto detto a casi di utilizzo di beni pubblici. Se il Ministero dell'Economia decidesse di affidare un bene demaniale all'agenzia competente, un bene demaniale ai monopoli di Stato per svolgere le attività, a nessuno verrebbe in testa di dire bisogna fare una gara, perché è lo Stato che utilizza per se stesso un bene demaniale. Stessa cosa per l'acqua. Se il bene demaniale resta nel dominus, il dominus può svolgere le attività che ritiene conforme all'interesse pubblico. E a questo punto non c'è concessione, non c'è atto concessorio da adottare e di conseguenza non c'è nemmeno la necessità di applicare le coordinate di cui stavo parlando. Ciò posto, che cosa è successo in Italia? E questo, scusate, è dimostrato dal fatto che in Europa molti paesi non conoscono le gare, conoscono concessioni perpetue, concessioni assegnate senza procedure concorrenziali, tant'è che la Commissione europea solo nel 2019 si sveglia e, come bella addormentata nel bosco, fa partire una contestazione di infrazione verso 7 Stati che non conoscono l'applicazione delle procedure contendibili. E fra questi mette anche noi, per non farci mancare nulla, noi che invece, almeno dal 1999, sembra che abbiamo liberalizzato anche questa attività, almeno sulla carta. Ma comunque, passiamo a quello che ha fatto il Direttore dello Stato. Nel 99, un po' forse anche con degli obiettivi incerti, o forse tradendo non tanto una ingenuità, ma quanto una non genuinità degli intenti, ha previsto e ha confuso la liberalizzazione del settore elettrico anche come liberalizzazione del bene pubblico acqua e ha ritenuto che le concessioni dovessero essere affidate tutte con una procedura contendibile a terzi. Lo ha fatto sì sulla carta, sappiamo che c'è stata sostanzialmente in Italia una inerzia ventennale. Inerzia ventennale cagionava tanti fattori, ma soprattutto fattori politici. La non volontà di aprire il mercato, vuoi per pressione dei players, vuoi per pressioni di altro genere, il sistema si è inceppato, si è bloccato. Poi le giustificazioni sono state le più varie, ma la sostanza è questa, il sistema si è bloccato. E in questo blocco, causa di questo blocco, è stata anche la mancata risoluzione di alcuni aspetti che dovevano essere risolti dal legislatore. Pensate ad esempio alla valorizzazione dei beni del concessionario uscente. La famosa legge del periodo Monti che ad esempio costruiva il ramo d'azienda e consentiva una rifusione del valore del ramo d'azienda, pure con la partenza di una procedura di contestazione da parte della Commissione. Ma non era l'unico tema che era rimasto aperto ed è rimasto aperto ed è divenuto causa e concausa del ritardo nell'applicazione. Ora cosa è successo? Nel 2019 il legislatore statale rimodula sostanzialmente l'articolo 12 del decreto Bersani sulle concessioni idroelettriche e nel rimodularlo svolge un'operazione audace e per certi versi azzardata. Pensate quanto sia poco apprezzabile quello di regionalizzare la competenza, ma allo stesso tempo dischiudere la prospettiva di 21 sistemi potenzialmente diversi per l'assegnazione delle concessioni a fronte di un mercato che è unitario e nazionale se non europeo. Però l'atto è stato compiuto, alla sua audacia, ai suoi contenuti, ai suoi pregi e difetti, perché questo quadro, questa disposizione costituisce la cornice degli interventi dei legislatori regionali. Adesso mi soffermo su questa, per poi lasciare la parola ai nostri ospiti, dopo averli presentati. L'articolo 12 rinnovato, innanzitutto, assegna degli oggetti di competenza. Questi oggetti sono la modalità di affidamento delle concessioni di grande derivazione, la disciplina dei canoni, la disciplina dei prelievi. Poi altri oggetti sono intuibili, impliciti, ma esattamente sono questi. Nell'affidare questi ambiti, nell'individuare come regionali questi ambiti di competenza legislativa, il legislatore ci sorprende, perché assegna alle regioni quello che fino a ieri, ma a tutt'oggi, secondo la Corte Costituzionale, appartiene alla materia della tutela della concorrenza, cioè la disciplina delle gare. E lo fa come? Utilizzando il modello della potestà concorrente, che non dovrebbe essere pertinente ad una materia di competenza esclusiva dello Stato, perché fissa dei principi e si aspetta che le regioni li integrino, dettino la normativa di dettaglio. Questo rende ambigua la competenza che viene assegnata. Non a caso il ricorso del governo contro la legge regionale Lombardia gioca su questa ambiguità. A volte addirittura parla di una delega legislativa alle regioni, come se non aspettasse alle regioni disciplinare anche le vicende che attengono alle procedure di assegnazione nella materia della produzione dell'energia idroelettrica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. E la stessa Corte Costituzionale quest'anno, nella sentenza 155, quella che riguarda i canoni, se da una parte rivivifica la competenza regionale in questo ambito, dall'altra parte sembra ancora ripetere e ribadire che si annetta alla materia della tutela della concorrenza la disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni. Quindi c'è una ambiguità di partenza per le regioni ordinarie. Le regioni speciali non è che siano messe meglio, perché anche la regione del Trentino-Alto Adige, o meglio le due province autonome, che trovano un'analoga competenza riconosciuta nello statuto speciale, nell'articolo 13, la trovano riconosciuta in una disposizione che è un esempio mirabile di ambiguità e di non proprio corretta applicazione delle regole sulle fonti del diritto. Ma su questo si potrebbe fare una discussione, un seminario a sé stante. Vado avanti. Ci sono però aspetti che il legislatore non ha assegnato alla competenza delle regioni, ma sono aspetti che non si possono non disciplinare se si vogliono far partire le gare. E qui li scorro rapidamente. Pensate a tutto ciò che attiene alla disciplina dei beni della concessione, sotto vari profili. Sotto il profilo della valorizzazione da riconoscere, dell'utilizzo da effettuare, della qualificazione giuridica dei beni una volta che passano alle regioni e non passano allo Stato. Sono patrimonio o sono demanio? E qui c'è un po' di confusione su questo punto, confusione che aleggia anche nel ricorso del governo contro la Regione Lombardia. Chiedo scusa, io ho perso l'audio del professor Florenzano. Sì, non si sente, ci deve essere un problema tecnico, sì. Un poco. Vediamo se mi sentite. Sì. Ora sì. Spero che non si sia perso da molto. No. Allora stavo parlando dei beni. Quello che manca, nella disciplina dello Stato, che pensa forse di avere introdotto una disciplina esaustiva, è la disciplina di tutta una serie di aspetti che riguardano la valorizzazione dei beni del concessionario, l'utilizzo di questi beni, la possibilità di cederli ad altri, fino anche alla qualificazione giuridica di questi beni, se saranno patrimonio indisponibile, se saranno demanio, perché questi beni, una volta che passeranno, dovranno essere inquadrati secondo le regole comuni del diritto civile, che certo non può essere appannaggio delle regioni o delle province autonome. Ma queste qualificazioni mancano nella legge dello Stato, perché la legge dello Stato si limita a dire passano. Ci sarebbero tanti altri aspetti, ma su questo certamente ne parlerete voi quando andrete a illustrare i contenuti delle vostre leggi regionali, che in qualche modo hanno cercato di indirettamente porre rimedio a queste carenze. Ma c'è un altro aspetto completamente assente nella disciplina del statale, che alcune autonomie hanno colto, altre no, cercando di riempirle in qualche modo. A monte della procedura di affidamento, la regione o la provincia autonoma deve valutare gli usi alternativi, quindi usi diversi dall'uso idroelettrico, ma nulla si dice sulla possibilità di valutare l'uso idroelettrico a propri fini, e cioè un uso idroelettrico fatto dal dominus del bene. Non viene detto nulla, e questo silenzio può essere interpretato come impossibilità, preclusione oppure silenzio, che lascia spazio alle soluzioni delle regioni, soluzioni che, come ho detto all'inizio, non sarebbero incompatibili con una disciplina o con principi comunitari. Il diritto comunitario non esclude l'impresa pubblica, non esclude che chi è proprietario possa fare della sua proprietà quello che vuole, a maggior ragione se utilizzata a fini pubblici e se si tratta di proprietà pubblica. Ma ci sono altri aspetti che non sono toccati dal provvedimento legislativo e sono altrettanto importanti. I rapporti con l'uscente. Pensate a tutto ciò che attiene alla ricognizione dei beni, degli impianti, cose sulle quali i legislatori regionali sono per forza intervenuti. La disciplina delle procedure di contrattazione, che è cosa diversa dalle modalità di assegnazione. Le modalità di assegnazione indicate nella legge sono come le forme di gestione dei servizi pubblici, le varie alternative, ma i modi di scegliere il contraente sono completamente non accennati nel testo legislativo. E di questo si vede un po' traccia nelle leggi regionali che sono uscite, ma lo direte voi, perché non si è avuta forse la volontà di individuare una o più procedure acconce per la contrattazione. Una contrattazione su un oggetto non ben definibile a priori e sul quale forse una procedura di contrattazione del tipo dialogo competitivo, qualcosa di simile, poteva essere utilizzabile. Ma su questo non c'è nessun input da parte del legislatore dello Stato, che per certi si lascia completamente arbitri alle regioni di scegliere la soluzione più adeguata. Poi ci sono tutti i temi che spettano al legislatore regionale o provinciale dell'allocazione delle competenze interne degli enti locali in questa materia. Manca invece poi una disciplina un po' chiara sulle relazioni fra queste attività e l'esistenza di piani di settore, oppure di procedimenti o provvedimenti o subprocedimenti che attengono ad alcuni interessi particolari come quelli ambientali. La relazione fra la VIA e questa procedura, sapete che è una relazione che nella legge statale è completamente evanescente, e su questo forse, trattandosi di una competenza statale, di un ambito di competenza statale, il legislatore statale avrebbe dovuto scrivere qualcosa in più. Ma c'è qualcosa di buono in quest'articolo 12, qua finisco, quasi termino? Bene, ci sono dei punti fermi, li elenco rapidamente. La natura concessoria del provvedimento non è un contratto, non è una concessione contratto, meglio, non è un contratto di concessione della direttiva 23, è un provvedimento amministrativo. L'assegnazione si attua in questo modo, tenendo conto del miglior sfruttamento delle acque, nel solco tradizionale dell'assegnazione dei beni pubblici. La concessione è a termine. La concessione è onerosa, e lo sappiamo quanto è onerosa per gli imprenditori, perché su questo le regioni hanno profuso la loro inventiva per individuare tanti modi per rendere concreta questo principio dell'onerosità. Ci sono tre forme di assegnazione che a mio avviso sono sullo stesso piano e sono non derogabili. Secondo me è un punto fermo, non c'è una scelta. La scelta è amministrativa ma non legislativa. Il procedimento unico di valutazione che tiene luogo a tutte le autorizzazioni e anche ovviamente alla selezione. Un procedimento unico. Sono principi fermi nella legge dello Stato. Poi lo Stato fissa anche i termini. E va bene, questo è il quadro, è la cornice di certezze e di incertezze, nell'ambito della quale vi siete mossi tutto sommato bene, ma con tanta difficoltà, è intuibile. Cosa è avvenuto dal 2 febbraio 2019 ad oggi, oltre al lavorio legislativo regionale? Qualche cosa è intervenuto. La contestazione di infrazione, che in un primo tempo ha spaventato l'Italia e le regioni, ma poi ci si è resi conto che rispetto agli altri stati noi eravamo messi in una posizione diversa, a noi ci hanno contestato il passato più che il futuro, e la paura che questo futuro prossimo fosse la continuazione del passato, che avessimo trovato l'ennesima scusa per non fare le procedure di assegnazione. Poi l'altra vicenda che è intervenuta, l'altro evento, è la sentenza 155 della Corte, riguarda i canoni, riconosce che siano di spettanza delle regioni, che le regioni e le province autonome devono deciderne la destinazione dei proventi, ma allo stesso tempo riafferma in modo forte la competenza concorrente delle regioni in quella materia, anche se ritaglia ancora en passant l'esistenza di un ambito che si annetta alla tutela della concorrenza per quanto riguarda le modalità di assegnazione, ma la Corte Costituzionale spesso fa dei tagli e incolla nelle proprie sentenze e quindi ha ribadito una precedente sentenza. Poi c'è il ricorso, ma ne parlerà il dottor Dainotti, del ricorso del governo, un ricorso su cui dico solo una cosa, che più di aver messo in luce i difetti della legge regionale, ha messo in luce le carenze della legge dello Stato. Poi ci penserà il dottor Dainotti a illustrarlo e a dirle la sua. Potrei dire qualcosa di peggio, ma una cosa di peggio la dica adesso. È intervenuto il 3 settembre la segnalazione dell'autorità della concorrenza del mercato. Una segnalazione un po' curiosa. Io la potrei usare questa espressione, questa metafora calcistica. Un intervento scomposto a gamba tesa che non ha colpito l'avversario, perché arrivava proprio quando i legislatori stavano definendo le leggi regionali o provinciali. E sembra diretta soprattutto alla provincia di Trento. Occhio a non favorire i soggetti locali che sono imprese pubbliche che si operano nel settore. Oppure la richiesta di non mettere sullo stesso piano, violando la legge, le tre forme di assegnazione. Vi dirò una cosa, che quando l'ho letta nei panni dell'avvocato e quindi sono stato costretto a leggerla tutta, ma se avessi letto questa segnalazioni con i panni e forse con la spocchia del professore universitario, l'avrei scartata dopo le prime 5 righe, perché se uno studente mi avesse scritto o detto quello che ho letto, l'avrei bocciato subito. La segnalazione parte dicendo, questa la dico dicendo questo, scusate, come noto, la legge 205, una legge ordinaria, ha trasferito alla competenza esclusiva legislativa delle due province autonome la disciplina in esame. Non è impensabile che si possa dire con un'asserzione che una legge ordinaria trasferisca una competenza esclusiva a una regione speciale. È vero che ha modificato lo statuto, ma era una legge ordinaria. Lo si può mettere in dubbio, ma non lo si può affermare. Così come dice, la stessa legge, il decreto semplificazioni ha attribuito la materia della competenza legislativa concorrente alle regioni. Una legge non può attribuire nessuna competenza legislativa. Basterebbe questo per non proseguire nella lettura. Ma intanto c'è stato e ha avuto pure il suo peso, diciamo, forse la sua influenza politica. Poi ci sono il piano Colao e anche tentativi legislativi di rimandare alle calende greche l'avvio delle esperienze, con varie soluzioni. Si è tenuto soltanto qualche proroga, qualche minima proroga, giustificata anche purtroppo dalla contingente pandemia. Bene, adesso ho parlato anche troppo, vi lascio la parola e vi presento. Abbiamo con noi il dottor Dainotti, che è dirigente della Regione Lombardia, l'ingegner Paolo De Alti, che è dirigente nella Regione Friuli Venezia Giulia, l'ingegner Sandro Rigotti, che è dirigente nella Provincia Autonoma di Trento, e poi il dottor Paolo Mancini, sempre dirigente nella Regione Piemonte, quindi ciascuno ora avrà il compito di illustrare gli aspetti più interessanti della loro esperienza legislativa. Do subito quindi la parola, come d'accordo, al dottor Luca Dainotti. Prego. Grazie professore, buongiorno a tutti. Io darò qualche pennellata, diciamo, qualche accenno, senza la pretesa di una sistematica eccessiva. Volevo semplicemente ricordare che circa un anno fa, proprio di questi giorni, ero ospite vostro a Trento, ben lontano dall'immaginare che poi saremmo stati costretti a vederci soltanto attraverso uno schermo, e anche tutto sommato ben lontano dall'avere ancora definito uno schema legislativo completo per l'attuazione del DLGS 79 del 99. La Regione Lombardia tuttavia ha fatto uno sforzo, nonostante l'inizio della pandemia, per approvare la propria legge entro il termine che era stato previsto, cioè quello del 31 marzo del 2020. E proprio il 31 marzo il Consiglio regionale ha approvato il testo della legge, che poi è diventata legge numero 5 del 2020 di Regione Lombardia. La data della legge è l'8 aprile, ma la deliberazione legislativa è proprio del 31 marzo. La legge regionale disciplina sostanzialmente i due aspetti portanti del contesto della riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni. Innanzitutto, cosa non disciplina? Non disciplina l'assegnazione di nuove concessioni. Sono giacenti in Regione anche istanze di assegnazione di concessioni nuove, ma la legge non se ne occupa e rinvia a successivi provvedimenti normativi questo ambito. Quindi stiamo parlando di riassegnazioni di concessioni già scadute o in scadenza nei prossimi anni. Il secondo aspetto fondamentale disciplinato dalla legge regionale 5 è la determinazione del canone. Io adesso passerò in rassegna soltanto alcuni aspetti della legge regionale, quelli eventualmente che poi sono stati anche osservati dal governo con l'impugnativa in Corte Costituzionale della legge 5. Beh, innanzitutto per un rapido sguardo sui contenuti della legge, si declinano le modalità di acquisizione dei beni che passano gratuitamente in proprietà della Regione e il relativo regime. Prima un accenno su questo l'ha fatto anche il professor Florenzano. Stiamo parlando dei beni cosiddetti bagnati che passano in proprietà della Regione. Si è discusso effettivamente molto a lungo sulla ascrizione di questi beni al patrimonio o al demanio. La legge regionale ha parlato in modo esplicito di patrimonio, senza con questo voler entrare nella qualificazione del bene in un ambito che, come tutti possono capire, materia di ordinamento civile, quindi sottratto alla competenza regionale. La legge ha inteso semplicemente riconoscere l'appartenenza di questi beni al patrimonio regionale. Un aspetto interessante, che credo sia disciplina comune anche ad altre regioni e province, alla Provincia Autonoma di Trento, è la disciplina delle modalità di ricognizione, inventariazione ed elencazione dei beni che costituiscono il compendio della concessione scaduta o in scadenza. Il concessionario uscente è sostanzialmente tenuto a presentare un rapporto di fine concessione ben 5 anni prima della scadenza della concessione o entro un certo termine, 180 giorni, per le concessioni già scadute all'atto dell'entrata in vigore della legge regionale. Il rapporto di fine concessione è un elemento essenziale per la conoscenza che la Regione deve avere della natura, della consistenza e dello stato di manutenzione e conservazione dei beni delle opere cosiddette bagnate. E per questa ragione la legge è molto puntuale nel disciplinare i contenuti del rapporto di fine concessione. Su questo poi accennerò anche alla situazione un po' paradossale che si è determinata in Regione Lombardia quando le strutture tecniche della Regione hanno cercato di effettuare i primi accessi ai beni bagnati, alle opere del compendio della concessione, trovando una certa opposizione da parte dei concessionari. La legge regola poi, come è normale, la durata delle concessioni da assegnare in conformità alla norma statale. La legge disciplina, anche questo è un aspetto a mio avviso interessante, le valutazioni preliminari di carattere generale che la Regione deve effettuare sull'interesse pubblico al mantenimento dell'uso idroelettrico, ovvero all'individuazione di altri interessi pubblici da contemperare o da tutelare nell'ambito delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza. La valutazione dell'interesse al mantenimento dell'uso idroelettrico, prevista peraltro dall'articolo 12, è un elemento sul quale la Regione è intervenuta demandando a un regolamento regionale la disciplina di dettaglio dell'acquisizione delle valutazioni da parte di tutti i soggetti interessati sull'uso della risorsa. Lo sottolineo perché anche questo sarà poi un elemento interessante rispetto all'impugnativa da parte del governo della legge regionale. Prima il professor Florenzano ha accennato alle modalità con le quali si assegnano le concessioni scadute o di prossima scadenza. E la legge regionale ha ripercorso sostanzialmente le modalità di affidamento che sono delineate dalla norma statale. Quindi, in buona sostanza, l'assegnazione avviene ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica, a società a capitale misto pubblico-privato nel rispetto delle disposizioni del testo unico DLGS 175 del 2016, oppure mediante forme di partenariato ai sensi dell'articolo 179 del codice dei contratti pubblici. Però che cosa ha fatto la legge regionale? Ha individuato una sorta di graduatoria di preferenza nell'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di assegnazione delle concessioni. Cioè ha affermato che ordinariamente l'assegnazione delle concessioni scadute avviene mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e che soltanto in motivati casi la Giunta regionale può prevedere di fare ricorso alla società mista o alle forme di partenariato. Quindi diciamo che c'è una preferenza, ecco, nella gerarchia delle modalità di assegnazione delle concessioni, che mi pare che nel suo intervento il professor Florenzano avesse in realtà escluso, ritenendo comunque sullo stesso livello le modalità di assegnazione. Successivamente la legge disciplina ovviamente la descrizione del procedimento di assegnazione delle concessioni, che è articolato in più fasi: l'adozione e pubblicazione del bando di assegnazione, il procedimento unico di valutazione e selezione delle istanze e della relativa documentazione tecnico-progettuale, l'istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali che sono presentate, la verifica, la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, le autorizzazioni paesaggistiche e ogni altro assenso, concessione, permesso, licenza, autorizzazione che siano previsti da normativa statale, regionale o locale, con la necessità che poi le proposte si adeguino alle eventuali prescrizioni che vengono proposte in esito a queste attività. E poi infine la terza fase è l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto in esito alle attività appunto di verifica o valutazione ambientale e altre. Anche qui abbiamo il rinvio a un regolamento regionale per il dettaglio del procedimento di assegnazione. Anche questo lo sottolineo perché il tema dell'attuazione della legge regionale mediante regolamenti o altri atti anche amministrativi adottati dalla Giunta diventa poi tema cruciale rispetto all'impugnativa da parte del governo. Non mi soffermo molto sui contenuti più di dettaglio della legge, salvo che per ricordare che poi la legge disciplina anche, demandando sempre alla Giunta regionale i particolari, i requisiti soggettivi di partecipazione da parte degli operatori alle procedure competitive e i contenuti minimi del bando di assegnazione. Questo la legge già lo fa secondo criteri anche di valutazione della scelta delle proposte progettuali, quindi agli articoli 13 e 14 della legge, con quello che a nostro avviso è un dettaglio abbastanza puntuale dei criteri, sia pure nell'ambito poi ancora di devoluzione a un regolamento regionale degli aspetti più puntuali. Abbiamo poi il titolo quarto della legge che definisce gli obblighi, le limitazioni gestionali, i miglioramenti ambientali ed energetici, le misure di compensazione e di promozione della stabilità occupazionale che la Giunta regionale può inserire nei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni. Certamente anche il tema della stabilità occupazionale quindi diventa importante anche politicamente nella eventuale successione di un concessionario ad un altro nuovo concessionario. È chiaro che per i territori particolarmente interessati dalle opere, dagli impianti, che quindi hanno in qualche modo il peso della presenza di queste opere, il fattore occupazionale diventa un fattore importante di valutazione da parte dei territori delle caratteristiche della nuova concessione. Non mi soffermo su altri aspetti se non sulla determinazione del canone, che è ovviamente un contenuto molto importante della nostra legge. Prima il professor Florenzano diceva che le regioni su questo esercitano la loro fantasia. Di fatto già la legge statale prevede la possibilità di definire il canone in una componente fissa e in una componente variabile. La componente fissa per Regione Lombardia è stata stabilita in 35 euro per kilowatt di potenza nominale media annua, con un leggero incremento rispetto al canone attuale. Un aspetto importante anche politicamente della legislazione di Regione Lombardia è la devoluzione di una percentuale molto significativa, dell'80% del canone introitato, ai territori. Fatte salve le prerogative della provincia di Sondrio, che come penso sappiate è provincia interamente montana e che quindi già fruisce dell'introito dell'intero ammontare dei canoni riferiti alle concessioni sul proprio territorio, la nuova legge 5 devolve anche agli altri territori una parte consistente del gettito dei canoni a compensazione, diciamo, del gravame che sui territori insiste proprio per la presenza degli impianti e delle opere che attengono alle grandi derivazioni. Un'ultima notazione che voglio fare. La legge regionale ha ribadito quanto già previsto in una legge regionale precedente, cioè la possibilità di imporre ai concessionari scaduti che ancora proseguono la gestione della concessione, che sono in un regime di prosecuzione, di imporre, dicevo, un canone aggiuntivo legato al beneficio di un soggetto che percepisce comunque ancora il frutto della gestione della risorsa, pur non avendo più un titolo proprio, nel senso che la concessione risulta scaduta. A questi soggetti può essere imposto un canone aggiuntivo che a un livello provvisorio ricognitorio la legge regionale precedente aveva già definito e che la legge presente conferma. Anche questa è una sottolineatura che poi vorrei esplicitare meglio. Allora, fermo restando questa descrizione molto sommaria e spero non troppo confusa dei contenuti della legge, vengo alla impugnativa della nostra legge che, come ricordava il professor Florenzano, è stata decisa dal governo, dal Consiglio dei Ministri, raccogliendo sostanzialmente le osservazioni che provenivano da vari ministeri. In particolare i ministeri interessati sono il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Economia e Finanze. Quindi c'è, come ovvio, un ampio concorso di osservazioni rispetto alla nostra legge, ma io mi soffermo sostanzialmente su due aspetti. Il primo aspetto è legato appunto alla previsione che siano dei regolamenti regionali a disciplinare aspetti di dettaglio della legge e delle procedure sia di valutazione dell'interesse al mantenimento dell'uso idroelettrico della risorsa, sia poi alla disciplina del procedimento per l'assegnazione della concessione, quindi del procedimento unico. Questo mi sembra un aspetto essenziale che in qualche modo si ricollega anche a quanto diceva prima il professore, cioè in che ambito di materia stiamo? Nell'ambito della concorrenza? Oppure qui entra anche in gioco una materia concorrente, che è quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cosa che secondo me è vera e che quindi consente alla Regione, nell'ambito appunto di una materia concorrente, di disciplinare anche con la fonte regolamentare la materia, fermo restando che ovviamente alcuni aspetti del procedimento unico attengono anche alla concorrenza, principalmente alla concorrenza. Il governo sostanzialmente rileva un profilo di generale eccesso di delega legislativa per l'adozione da parte della Giunta di successivi provvedimenti di natura regolamentare o amministrativa in ambiti di disciplina che la legge statale avrebbe invece riservato alla fonte normativa primaria regionale, ovvero alla legge. Saremmo quindi in presenza di una riserva assoluta di legge che precluderebbe alla Regione l'adozione di regolamenti. Dal punto di vista della Regione, ovviamente questo non è avvenuto, non sono state previste dalla legge deleghe in bianco a successivi atti regolamentari o amministrativi. In questo caso ovviamente sarebbe stato violato il principio di legalità, ma a parere di Regione Lombardia non è preclusa l'adozione di atti regolamentari, purché la legge ovviamente specifichi in modo adeguato gli ambiti e i criteri nei quali si deve muovere la potestà regolamentare della Regione, che, come tutti sanno, per le materie concorrenti è comunque assolutamente consentita, anzi prevista dalla Costituzione. Le censure del governo sono appuntate su vari aspetti nei quali la Regione ha rinviato appunto a regolamenti. In termini più generali, anche un altro aspetto è stato censurato dal governo, e a me pare che queste censure si siano soprattutto rivolte a consentire alle strutture dello Stato, agli apparati dello Stato, un recupero di ruolo e di potere nel procedimento di riassegnazione delle concessioni. Cerco di spiegarmi meglio. Nel momento in cui si contesta il fatto che la valutazione preliminare dell'interesse al mantenimento dell'uso idroelettrico della risorsa abbia escluso un ruolo delle strutture statali, dei ministeri, si contesta sostanzialmente, direi, il fatto che sia stato devoluto alla Regione, anche questa valutazione. Io non credo che a questo punto lo Stato e i ministeri abbiano un ruolo nel valutare l'opportunità dell'uso idroelettrico della risorsa nell'ambito di una riassegnazione di concessione. Certo, c'è un interesse dello Stato a che si utilizzino le fonti rinnovabili per la produzione di energia, è chiaro, ma questo avviene nell'ambito di una programmazione regionale che valorizza e sostiene l'utilizzo della fonte rinnovabile per la produzione di energia. E mi pare quindi che questo aspetto sia, questa censura sia legata appunto al tentativo di riguadagnare un ruolo ministeriale. Lo stesso avviene, secondo me, non vorrei semplificare troppo, ma lo vorrei dire così, avviene con riferimento al procedimento unico di riassegnazione delle concessioni. In che termini? Nessuno vuole contestare il fatto che se la VIA è una via statale, il Ministero sia competente a svolgere la VIA. Nessuno contesta che le autorizzazioni, i pareri, se sono di competenza dello Stato, debbano essere rilasciati da organi e uffici dello Stato. Ma la selezione del progetto deve essere necessariamente legata anche a una valutazione ministeriale. Ad avviso della Regione, no, la fase di selezione del miglior progetto non dovrebbe prevedere un ruolo da parte degli apparati statali, altrimenti arriveremo a una sorta di procedimento di codecisione sull'assegnazione della concessione, che mi pare che la fonte normativa statale non comprenda e non preveda. Non voglio diffondermi oltre perché chiunque può vedere il ricorso presentato dal governo. Tra l'altro la Corte Costituzionale ha già fissato l'udienza a maggio 2021 e devo dire che in questo momento la Regione Lombardia ha avviato un contatto con il Ministero degli Affari Regionali per verificare se alcune modifiche alla legge regionale potrebbero portare a una rinuncia da parte del governo all'impugnativa, perlomeno su alcuni degli aspetti della legge regionale. Prima ricordavo come il governo abbia censurato anche una previsione da parte della legge regionale, ovvero appunto il regime dei beni ascritto al patrimonio regionale. Tecnicamente, ricordavo, si è lungamente discusso sul fatto che stessimo parlando di patrimonio o di demanio. La legge regionale ha voluto semplicemente, come dicevo, riconoscere uno stato di questi beni, una condizione di questi beni che pareva emergere dalle riflessioni tecnico-giuridiche che erano state fatte, e certamente non attribuire questa qualifica. Così come l'attribuzione di diritti su questi beni, ferma la inalienabilità dei beni stessi, ci pareva fosse nella natura delle cose, non perché lo prevede la legge regionale, ma perché il proprietario del bene lo utilizza secondo quanto il regime codicistico prevede. Vorrei aggiungere adesso, se ho ancora qualche minuto, alcuni accenni, in particolare a quanto accennava prima il professor Florenzano, cioè le proposte di modifica al DLGS 79 del 99 che sono emerse in questi ultimi tempi. Ferma restando anche il differimento del termine per l'approvazione delle leggi regionali e anche una strana norma che ha prorogato gli effetti delle leggi regionali già approvate, una norma dello Stato secondo me anche di dubbia costituzionalità. In questi mesi si sono visti anche tentativi di dare una spallata all'articolo 12 del DLGS, che può essere criticato sotto vari aspetti, ma che è stato sostanzialmente la pietra gettata nello stagno per muovere una situazione ferma da un ventennio, come ricordava anche il professore. Uno degli aspetti che mi ha più sorpreso in questi tentativi di modifica dell'articolo 12 è stato il tentativo di rinviare una normazione a livello statale della disciplina dell'assegnazione delle concessioni a una futura legge adottata in virtù di una futura direttiva comunitaria. Cioè lasciare sostanzialmente ferme le concessioni in essere, ancorché già scadute, a un evento incerto nell'an e nel quando. Se l'Unione Europea disciplinerà in modo omogeneo la materia e se lo Stato si adeguerà a una disciplina comunitaria, allora si potrà procedere alla riassegnazione delle concessioni. Mi pare un tentativo, per usare una metafora calcistica, dato che l'ha utilizzata per primo il professore, gettare la palla in tribuna in attesa che passi il tempo. Questo mi è parso il tentativo. Oltre ad alcune norme ipotizzate che sostanzialmente eliminano la previsione del canone aggiuntivo, e che di fatto cercano di prorogare ancora le concessioni anche di un decennio in relazione all'avverarsi di alcuni fatti abbastanza prevedibili. Volevo anche sottolineare il fatto che è emersa anche in alcuni dibattiti anche pubblici un'ulteriore proposta, un'ulteriore ipotesi. Qui l'accenno soltanto brevemente per completezza e anche per dare qualche stimolo poi alla discussione. Qualcuno ha proposto, se invece di procedere alle gare per la riassegnazione delle concessioni con i prevedibili contenziosi, le prevedibili contestazioni e le lungaggini che si possono facilmente prevedere, noi pensassimo di sdemanializzare i beni, i cosiddetti beni bagnati, mantenendo comunque il regime pubblico della risorsa idrica, ma consentendo ai privati di acquisire la proprietà delle opere bagnate, dei beni bagnati. Non potremmo in questo modo risolvere il problema. L'ente pubblico, che sia lo Stato o che sia la Regione, avrebbe sostanzialmente l'introito immediato del pagamento dei beni. Nessuno può a priori stabilire che il concessionario uscente, l'incumbent, possa acquisire la proprietà dei beni, potrebbe non essere interessato, ancorché goda di una prelazione sull'acquisto dei beni. Il soggetto pubblico, in questo caso la Regione, diventerebbe soltanto l'autorizzatore dell'utilizzo della risorsa idrica, secondo non più un regime concessorio ma un regime autorizzativo. A noi è apparsa una proposta con poco appeal, con poco fascino per la Regione, forse più con un gradimento da parte dei concessionari attuali con la prelazione sull'acquisizione dei beni. Ma anche questo è un elemento che è entrato nel dibattito pubblico e che qui ricordavo per completezza. Da ultimo, e qui chiudo, soltanto per riferire che attualmente Regione Lombardia è impegnata anche in una serie di contenziosi con gli attuali concessionari che stanno impugnando qualunque cosa dal mio punto di vista. Sono state impugnate le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che attestavano la legittimità dell'imposizione del canone aggiuntivo per i concessionari già scaduti. È stata impugnata la norma regionale che già aveva attuato la previsione della cessione di energia gratuita da parte dei concessionari a favore della regione o dei territori, norma statale che la regione aveva attuato prevedendo anche la monetizzazione dell'energia ceduta gratuitamente. Sono state impugnate persino le lettere con le quali il sottoscritto preannunciava ai concessionari l'accesso ai beni, alle opere, quindi le dighe piuttosto che gli impianti, per prendere visione dello stato della consistenza delle opere stesse in vista dell'avvio delle procedure di gara. Come se sostanzialmente Regione non potesse accedere ai beni che in realtà la norma statale le assegna in proprietà. Spero di non essere stato troppo lungo o confuso, io mi fermo qua e restituisco la parola al professor Florenzano. Grazie. Grazie, dottor Dainotti. No, è stato chiarissimo. D'altra parte lei non è stato lungo, ma ha dovuto a rompere il ghiaccio e affrontare i temi, ma della sua analisi se ne avvarranno sicuramente i relatori che seguiranno, che avranno a questo punto l'opportunità di individuare le peculiarità della loro esperienza. Do subito la parola all'ingegner Paolo De Alti del Friuli Venezia Giulia. Prego, ingegnere. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io cercherò di agganciarmi un po' all'intervento precedente in modo da dare anche un po' di continuità, di filo conduttore a quello di cui discuteremo oggi, che evidentemente si presta a moltissimi approfondimenti, ma insomma per cercare di fare un po' di ordine io mi aggancio a quello che ha detto il collega in precedenza, intanto dandovi tre notizie veloci su alcune scelte che ha fatto la mia regione. Intanto nella norma noi non abbiamo stabilito un criterio di preferenza rispetto alle tre modalità di assegnazione, ci siamo limitati praticamente a riprendere quell'elenco, lasciando poi a una scelta successiva l'idea di andare verso una società mista, verso una forma di partenariato o altro. Devo dire che politicamente l'idea della società a partecipazione pubblica regionale è, diciamo, molto interessante, tant'è che in legge comunque ci siamo sbilanciati a prevedere che in quel caso la quota di partecipazione della Regione fosse comunque superiore al 51%. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi viene in mente è che noi abbiamo stabilito che la quota complessiva, il 100% del canone introitato dai concessionari, venga girato ai territori, quindi mi pare non l'80% come in Lombardia ma il 100%, perché anche su questo, come immaginerete, c'è una grossa attenzione da parte dei territori dove gli impianti insistono. E ultima questione puntuale, il discorso demanio patrimonio, noi abbiamo indicato che le opere rientrino nel demanio regionale. Su questo non entro a fare una discussione in primis perché non avrei, come dire, la preparazione e le capacità per affrontare nel dettaglio questo tema, ma anche perché sennò qua effettivamente faremmo notte, però giusto per notizia, come dicevo all'inizio, è opportuno che si sappia che noi abbiamo fatto questo tipo di scelta. Dopodiché, sempre diciamo in collegamento a quanto è stato già detto, volevo dire due cose su quelli che sono i due aspetti principali che mi pare stiano emergendo, e cioè da un lato il tema dell'impossibilità, direi, per queste leggi di esaurire completamente i compiti che alle regioni sono assegnati dal famoso articolo 12, in particolare il comma 1 ter, e dall'altro il tema appunto del procedimento unico, che poi sono in un modo o nell'altro collegati all'impugnativa. Io li analizzo in maniera un momentino più, insomma, meno accademica, mi perdonerete, in maniera un pochettino forse più sostanziale, nei panni di chi poi queste cose deve applicarle, deve metterle dentro a degli atti, a dei provvedimenti successivi. Il primo tema, cioè quello che evidentemente la legge non può essere, come dire, completa e deriva, secondo me, e questo è abbastanza facile da dire ed evidente, dal fatto che tutta una serie di valutazioni che vengono esplicitate in quella lista di lettere, non mi pare che vadano dalla A alla P del comma 1 ter dell'articolo 12, sono valutazioni molto puntuali, molto precise, che sono tra l'altro come dire, riferibili necessariamente al singolo impianto. Quindi è difficile pensare che una legge possa fare tutte quelle, possa derivare da tutta quella serie di valutazioni, no, già svolte, e possa quindi risolvere in maniera esaustiva quel compito lì. E questo implica due problemi: un problema che è quello appunto dell'impugnativa, che è stato affrontato dal collega in precedenza, ma c'è anche un tema di natura politica che noi abbiamo vissuto, nel senso che una serie di ragionamenti e di valutazioni vengono necessariamente posticipati a provvedimenti successivi che anzi non hanno valenza di legge, no? E quindi chiaramente a livello di discussione politica è emerso chiaramente la tematica di chi assumerà queste scelte e di come queste decisioni possano essere, come dire, condivise a livello politico. Mi pare abbastanza chiaro il discorso, però giusto per, non so esattamente come sia composto il nostro auditorio, ma insomma è chiaro che nel momento in cui io devo definire un modello di sostenibilità economico-finanziaria, no? Che poi è il modello che io mando a gara, nel momento in cui devo definire quel modello è chiaro che uno, il modello deve essere tagliato sul singolo impianto, perché ovviamente dipende dalle condizioni di quell'impianto, dipende da tutti quei dati che col rapporto di fine concessioni noi dovremmo cercare di acquisire, no? E dalla loro elaborazione. E quindi è chiaro che ogni impianto avrà un modello diverso, e nell'ambito della definizione di questo modello poi ci saranno tutta una serie di scelte che privilegeranno la parte magari economica, quindi un canone possibilmente più elevato possibile, oppure la parte di mitigazione ambientale o di altri interventi. Quindi è chiaro che nel momento in cui io definisco il modello da porre a base di gara e quindi definisco gli elementi puntuali su cui la gara si fonderà, i criteri di valutazione, eccetera, è chiaro che lì opero anche una serie di valutazioni, appunto, fra quelle che elenca l'articolo 12, e una serie di valutazioni che hanno anche un peso politico in una qualche maniera, no? Quindi diciamo, è chiaro che per questi motivi, per questa doppia serie di motivi, questa cosa presenta una serie di problematicità che abbiamo cercato in qualche modo di smorzare nella nostra norma. Noi, non so chi ha avuto modo di leggerla, comunque abbiamo introdotto una clausola valutativa, e cioè il fatto che ci sia un aggiornamento periodico al Consiglio regionale man mano che si susseguono le scadenze di attuazione di questo percorso che la legge comincia, diciamo, ad avviare, in modo che il Consiglio abbia in qualche maniera cognizione di queste fasi e possa eventualmente poi intervenire in altro modo. Quindi diciamo abbiamo cercato di dare un po' di più valore ai passaggi successivi. Abbiamo immaginato anche un passaggio consultivo in commissione, con la competente commissione consiliare, nel momento in cui ci troveremo ad assumere la delibera che fa, come dire, partire tutta la procedura, no? Il meccanismo che mettono in piedi queste norme parte da appunto il rapporto di fine concessione, parte da una serie di valutazioni puntuali sul singolo impianto, elaborazione di un modello economico-finanziario e poi definizione di tutta quella serie di elementi che stanno a base della gara. La definizione più puntuale noi di queste cose l'abbiamo posta in una delibera, no? Che tra le varie cose deciderà tutta una serie di aspetti e in alcuni di questi, per la definizione di alcuni di questi, quelli che evidentemente hanno una valenza di tipo più politico, abbiamo immaginato che ci sia una consultazione preliminare con la commissione consiliare competente, in modo appunto da ampliare la sfera decisionale di questi argomenti. E questo è un tema. E abbiamo poi anche cercato di affrontare, insomma, anche noi ci siamo scontrati sulla seconda questione che è stata toccata oggi, seconda grande questione, che è quella appunto del procedimento unico, che ovviamente presenta due facce, no? Da una parte la questione più, diciamo, giuridica, che in qualche modo è stata già tratteggiata discutendo dell'impugnativa recente sulla norma lombarda, dall'altra proprio apre dei baratri a livello di futura applicazione. Io, insomma, non so chi farà quella gara da noi, però insomma sarà un bel problema applicare, no? Perché oggi c'è in essere in questo Paese una spinta dalla riforma Madia in giù molto forte sul tema del procedimento unico, no? Pensate all'articolo 27 bis del PAUR, tutte queste cose, spinta che da cittadino condivido e ritengo assolutamente legittima. Peccato che venga spesso, come dire, esercitata in maniera un po' sbrigativa, no? Ed è facile dire fate un procedimento unico, dopodiché voglio vedere come si può mettere in pratica quel tipo di indicazione lì, no? È chiaro che diventa estremamente complesso impacchettare in un unico percorso tutta una serie di questioni, tra l'altro nel caso specifico non solo la parte di autorizzazione degli impianti, ma anche la parte proprio di gara, quindi è come se noi nel momento in cui approvassimo un progetto, no, di un'opera qualsiasi, e quindi includessimo in quella fase la licenza a costruire, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione allo scarico, non lo so, tutta una serie di autorizzazioni, permessi, nulla osta, solita frase, no, che include tutto, contemporaneamente dovessimo anche provare e diciamo, sviluppare la gara per la costruzione di quell'opera. Quindi una cosa effettivamente molto, molto complicata. Noi abbiamo cercato di fare tesoro dell'esperienza lombarda e dell'impugnativa, inserendo però in maniera, insomma, così molto, diciamo, a titolo di indicazione quasi più che altro, il fatto che in questo procedimento sentiremo eventualmente i ministeri competenti. Cosa voglia dire questo? Sinceramente non lo so bene, non è bella da dire questa cosa, ma è chiaro che attorno a questo tema c'è un'incertezza molto, 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 molto rilevante. Segnalo ancora una cosa, sempre su questo tema, che io riduco, scusatemi, forse banalizzo le cose, ma riduco sempre ad un livello molto, molto pragmatico, no? C'era stata a suo tempo una discussione anche diciamo, in quel piccolo raggruppamento di regioni gestito dalla Regione Lombardia, che aveva iniziato un percorso di condivisione di queste scelte, di questi ragionamenti ancora tempo fa. C'era stata una discussione proprio su come impostare un po' questa procedura. Mi ricordo che le due possibilità erano quelle di acquisire le proposte progettuali, fare una, diciamo, come dire, operare la valutazione secondo i criteri posti a base di gara, e qui, diciamo, trovare il progetto, tra virgolette, migliore, quello che rispondeva ai criteri ai criteri posti definiti dal bando e poi mandare questo progetto in approvazione, quindi VIA, quindi tutte le varie fasi amministrative. La fase, diciamo, noi abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo immaginato invece di acquisire le proposte progettuali, di selezionarle ovviamente scartando quelle che non rispettavano i requisiti di ammissibilità, di iniziare un percorso di approvazione di tutte le proposte ritenute appunto ammissibili, in modo che passino le fasi di VIA, diciamo, di tutti quei famosi pareri necessari, e poi immaginando che ci possa essere a valle di questa fase anche la necessità di adeguare i progetti e quindi magari anche di inserire da parte del proponente degli interventi che possano in qualche modo alterare il contenuto dell'offerta economica, abbiamo appunto per questo immaginato che l'offerta economica ci pervenisse dopo questa fase e quindi la fase vera e propria di, come dire, di aggiudicazione venisse a posteriori. Questa è una scelta che abbiamo fatto per criteri proprio che riteniamo più legati alla facilità di gestire una procedura di questo tipo. Ritengo che però dal punto di vista estremamente, come dire, pratico, operativo, questo procedimento unico sia veramente uno degli snodi più complessi di questa normativa e tuttora appunto irrisolti. Ricordo, ma dopo magari possiamo approfondire queste cose eventualmente se a qualcuno interessasse, c'è il tema stesso di come per esempio applicare la normativa della valutazione di impatto ambientale a opere di questo tipo che sono già eseguite, che sono già lì, no? Quindi il tema, la disquisizione, se la VIA va fatta solo sulle eventuali modifiche dell'opera, come va fatta, qual è la competenza, è sempre ministeriale o meno. Adesso butto là una serie di problematiche per non allungarmi coi tempi, anche a beneficio di chi parlerà dopo di me, però quella secondo me è una fase assolutamente problematica che deve, io mi auguro, essere in qualche maniera affrontata e chiarita prima che queste procedure partano, però, perché sennò lì veramente è molto molto probabile che ci sia un enorme ingorgo nei tribunali e tutta quanta il percorso che appunto l'articolo 12 indica si blocchi senza un esito positivo. Io mi fermerei qui, ovviamente se poi nel proseguo della discussione ci potrà essere interesse a un mio ulteriore contributo, lo do più che volentieri nei limiti di quello che posso fare. Grazie Ingegnere, grazie per anche lei per la chiarezza, perché anche ha saputo interpretare a questo punto il suo intervento, proprio svolgendo alcune pennellate utili per introdurre temi o problematiche che non sono trattate in precedenza, sapendo pure che stiamo operando su esperienze comunque differenziate, anche se, come potete notare, già da questi interventi e da queste relazioni si rileva che erano ben coordinate. Già, diciamo, le regioni hanno lavorato separatamente, ma coordinandosi e affrontando insieme, seguendo un percorso anche virtuoso, attraverso il confronto, alcuni temi, alcuni problemi che il legislatore statale Allora io adesso do la parola, come d'accordo, per ragioni anche di organizzazione, al dottor Paolo Mancini che ci parlerà della legge regionale piemontese approvata in ottobre, quindi da pochissimo, anche questa, e poi l'ultimo relatore che ci illustrerà la legge provinciale della provincia autonomia di Trento sarà l'Ingegnere Rigotti. Ecco, prego dottore. Grazie, grazie davvero per l'invito, grazie anche ai colleghi che mi danno la possibilità di parlare ora. Buongiorno a tutti, interessantissimi gli spunti sinora ascoltati, l'acuta disamina del professore e gli interventi dei colleghi. Io mi limiterò a passare un po' in dinamico tutta la situazione che è oggetto dell'incontro odierno, Perché in dinamico? Perché a mio avviso siamo in una fase senz'altro cruciale, quella della emanazione delle prime leggi regionali, che però è soltanto una tappa del percorso. Non dimentichiamoci, io questo l'ho detto il 29 ottobre, non appena il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge 26, che è sicuramente un grande risultato avere la legge, è sicuramente importante averlo fatto, aver raggiunto questo risultato entro le scadenze che sono state date alle regioni dalla norma nazionale, ma il lavoro evidentemente non si conclude con le leggi regionali emanate, anzi è proprio adesso che viene il bello. Ma riportiamo un attimo indietro le lancette al decreto Bersani, il decreto Bersani che quindi apre alla contendibilità del bene, apre alle gare, ma poi non viene mai attuato. È stato già ricordato anche dal professore che in 20 anni la situazione è rimasta statica, alle volte anche a fronte di qualche pressione che può essere intervenuta. Però cose se ne sono fatte, a più riprese ci sono stati dei lavori anche tecnici per andare ad abbozzare quei regolamenti che dovevano essere i figli del decreto Bersani, quei regolamenti che su una materia molto tecnica, molto complessa, molto articolata, perché non dimentichiamoci, qui gli operatori che oggi seguono questa giornata di lavoro lo sanno molto bene, gli oggetti di cui parliamo non sono affatto degli oggetti semplici. Una centrale di produzione idroelettrica, soprattutto nell'arco alpino, soprattutto di quelle dimensioni, è un insieme di opere, di impianti, di tecnologie, di saper fare cose che è complessissimo. Quindi è chiaro che il decreto Bersani immaginava di rimandare a regolamenti. Regolamenti per esempio per indicare alcune specifiche tecniche, anche solo il contenuto del rapporto di fine concessione. Quindi normalissimo che una norma di questo tipo possa rimandare a regolamenti, ed è con sorpresa quindi che abbiamo osservato come lo Stato nell'iniziare a impugnare le norme delle regioni si sia concentrato in modo molto particolare su questo aspetto. Ma tornando avanti, all'improvviso nel 2019 il decreto semplificazioni va a scombinare, va a essere proprio quell'immagine del sasso lanciato nello stagno, con onde che ancora adesso non si sono sopite e con anche ulteriori rilanci. Ecco perché è importante guardare nel dinamico, è importante vedere se altre modificazioni interverranno. Naturalmente nell'osservare ciò che ci è attorno non possiamo stare fermi, perché i tempi che la normativa dello Stato assegna per completare la partenza delle gare e quindi le stesse assegnazioni è una tempistica davvero a tappe estremamente forzate. In realtà in assoluto si parla di qualche anno, certo, però relativamente a 20 anni di silenzio e relativamente alla complessità della materia, il tempo che è assegnato non è certo molto. Ecco perché le regioni si sono immediatamente messe al lavoro, si sono anche confrontate, lo ricordava bene il professore, si sono confrontate ma in termini assolutamente doverosi. Io all'uscita della legge regionale 26 ho visto articoli che tacciavano il Piemonte di aver fatto leggi fotocopie, ma io non lo prendo come un affronto. È verissimo, le regioni si sono consultate, quindi è normale che le leggi di alcune regioni si assomiglino. Dopodiché direi è anche un bene soprattutto per gli operatori, i quali indubbiamente, qualora dopo la frammentazione in 23 centri decisionali di una attribuzione prima dello Stato, poteva anche gettare una serie di dubbi, di difficoltà e anche di costi, come ci ricorda la determina dell'autorità regolatoria del mercato, per gli operatori che poi intendessero partecipare alle gare. Per conto mio, un trasferimento di competenze come quello del decreto semplificazioni è duro da trovare nel passato. In una notte si è scoperto che le regioni allo scadere delle concessioni sarebbero entrate nella disponibilità dei beni relativi alle opere bagnate, con tutta una serie di aspetti che naturalmente non trovavano le regioni completamente impreparate, ma si basavano sino al giorno prima sulla certezza che questo tipo di funzioni come da tradizione, che potremmo addirittura ricondurre al testo unico, era in capo allo Stato. Beh, certamente il tempo in cui usciva il testo unico, il Regio decreto del 1933, erano altri tempi, erano tempi in cui era necessaria un'autorità centrale, per motivi anche strategici, che si occupasse di queste opere così importanti proprio per il sostegno economico del Paese in modo assolutamente centralizzato e gerarchizzato. Oggi sulle concessioni idroelettriche, ma sulle concessioni in senso lato, sicuramente il mondo attorno a noi è cambiato, perché le inquadriamo in direttive quadro comunitarie, anche relative all'uso delle acque, che ci fanno capire quanto gli aspetti ambientali siano assolutamente importanti, ci fanno anche capire alcune logiche di recupero dei costi ambientali che sono previste nelle direttive. Ecco perché il lavoro che le regioni hanno svolto non parte nel 2019 con il decreto semplificazioni. È risaputo che anzi proprio negli anni 15, 16, 17 seguenti lo Stato, che in quel momento aveva in mente probabilmente di uscire con una normativa statale anche sulla scorta delle pressioni esercitate dall'Europa, non è forse ancora stato ricordato stamattina, ma una delle spinte all'uscita del decreto semplificazioni è sicuramente l'infrazione comunitaria della DG Market relativa alla concorrenza. Quindi lo Stato ha dimostrato l'intenzione negli anni recenti di voler prendere in mano la materia e uscire con una norma, ha anche chiesto un contributo, una collaborazione alle regioni, e le regioni che sono presenti stamattina hanno collaborato con lo Stato per fornire elementi, tant'è che poi il decreto semplificazioni che è uscito non a caso reca tra gli altri quegli aspetti anche di attenzione all'ambiente, ai bacini sottesi, all'uso delle acque, che le regioni, proprio conoscendo e attuando una serie di disposizioni normative sull'uso di questa importantissima risorsa, avevano ben presente e che fortunatamente troviamo nella norma che è uscita. Cosa è capitato a Torino, in Regione Piemonte, quando nel marzo del 2019 è uscito il decreto semplificazioni? Ma la prima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di pensare di tirarci subito sulle maniche, costituire una task force interna interdirezionale per lavorare in modo trasversale su la serie di tematiche che sono insite nell'attuazione di una norma così articolata, così complessa. Quindi il gruppo di lavoro ha interagito anche con gli stakeholders esterni, con gli stakeholders rappresentati dal mondo dei produttori, interagito con le autonomie locali, perché comunque è vero che le regioni devono attuare le gare e devono assegnare i rinnovi delle concessioni, tuttavia è vero che non lo possono fare da sole, se non altro perché, per esempio, nei procedimenti amministrativi, quindi quel complesso sistema di gestione della conferenza dei servizi unica, del provvedimento unico, debbono intervenire anche amministrazioni locali, naturalmente oltre alle amministrazioni dello Stato, che possono essere depositarie per esempio di permessi cruciali, quelli di valutazione di impatto ambientale, ma anche quelli relativi alla sicurezza strutturale degli impianti o ancora altre autorizzazioni di natura paesaggistica, non è escluso. Indubbiamente era importante un confronto con gli operatori che, per quello che abbiamo potuto toccare con mano, in un primissimo momento erano frastornati, almeno quanto lo eravamo noi delle regioni. Quindi le regioni, devo dire anche la mia, si sono fatte promotrici di un dialogo che è stato coordinato dal coordinatore tecnico delle regioni, cioè la Regione Sardegna, competente per materia. Sicuramente le regioni alpine hanno avuto un ruolo più strutturato, anche perché hanno il maggior numero di impianti che sono soggetti a questa normativa. Abbiamo posto anche dei quesiti, va ricordato, allo Stato come sistema delle regioni, dei quesiti che riguardano proprio i campi maggiormente di più difficile applicazione, quelli che già i colleghi ricordavano, relativi alla patrimonializzazione dei beni, relativi anche al regime fiscale di questi beni, anche quesiti che riguardano lo svolgimento delle procedure uniche di assegnazione. Io più di una volta ho ricordato proprio un'altra grande previsione di semplificazione contenuta nella norma, ma pensate al 387, il 387 che quando è uscito nel 2003 sembrava la panacea per tutti i mali dei procedimenti amministrativi, perché riconduceva finalmente a un procedimento unico che però faceva salvo in quel caso le procedure di valutazione ambientale. Chissà perché, evidentemente perché sono le più complesse, anche senza andare a prendere la materia del rinnovo delle concessioni, se guardiamo i contenziosi che ci sono sulle assegnazioni di nuove concessioni, andiamo comunque a fare una statistica, vediamo che molto spesso sono proprio gli incroci tra le varie normative che sono quelle a generare la maggior parte dei contenziosi. Questo è un dato di fatto che ci dà una grande consapevolezza, non è che ci spaventi, perché siamo da tempo al lavoro sulla realizzazione poi di questo procedimento unico, anzi è chiaro che per costruire le leggi regionali abbiamo in parallelo cominciato anche una serie di lavori preparatori per l'attuazione vera e propria della norma. Attuazione vera e propria che è imprescindibile, come ricordavamo, la materia presuppone degli argomenti molto complessi che hanno bisogno di costruire anche un quadro conoscitivo per poter essere esercitati, e su questo ringraziamo anche i soggetti portatori di interessi per essere intervenuti nei tavoli di confronto che riapriremo anche a brevissimo per quanto riguarda la nostra regione. Però indubbiamente una serie di aspetti anche nella legge regionale li abbiamo volutamente tenuti di grande aderenza alla norma nazionale, perché avvertivamo i rischi, i pericoli che il professore nella sua premessa illustrava, e pertanto ci è sembrato il caso non discostarci da ciò che, dagli indirizzi che sono contenuti nel decreto semplificazioni. Per quanto riguarda il procedimento unico, lo schema che in questo momento ci sembra più convincente è uno schema in sequenza che cerca di mettere in parallelo tutte le fasi del procedimento che possono essere messe in parallelo, per esempio ipotizzando che al giorno zero esca un bando per rassegnare un rinnovo, arriveranno i concorrenti, porteranno una serie di documenti attestanti i requisiti e degli atti progettuali, degli atti tecnici che indichino l'offerta tecnica. L'esame amministrativo e l'esame tecnico possono andare in parallelo, quindi un po' di tempo lo riusciamo a risparmiare. Parlo di tempi perché la norma dà dei tempi molto ristretti e questi saranno probabilmente una criticità da affrontare sia da parte di chi emanerà i regolamenti e sia da parte dei concorrenti che dovranno essere a confrontarsi in gara. E dopodiché ci sarà un grosso blocco che prevederà l'apertura delle offerte tecniche, dei progetti sostanzialmente, e che utilizzerà la valutazione di impatto ambientale, come dice la norma, nell'ambito di un procedimento unico, ma questo ci spaventa poco, perché dopo tutto la valutazione di impatto ambientale è nata anche per valutare delle alternative progettuali, quindi una volta che appureremo anche i dubbi che altri hanno espresso, vale a dire esattamente qual è l'ambito di applicazione della VIA, e su questo potremmo fare un convegno solamente su questo aspetto, penso, arriveremo a una fase in cui la conferenza dei servizi avrà detto tra gli N progetti pervenuti, gli N candidati per acquisire il rinnovo, dirà: ce ne sono alcuni che non sono per nulla fattibili, escono, ce ne sono altri che sono perfetti, vediamo quanti vanno avanti, ce ne saranno verosimilmente molti che potranno andare avanti a patto di talune condizioni. Ecco perché è necessario prevedere nei regolamenti una fase in cui sarà dato del tempo ai concorrenti per adeguare i loro progetti alle condizioni di conferenza dei servizi, in modo tale che nella fase vera e propria della comparazione fasi di un unico procedimento naturalmente, tutti possano portare all'esame della pubblica amministrazione, che deve decidere e assegnare con atto amministrativo le concessioni, progetti che siano, uno, realmente fattibili, e questo ce lo garantirà l'aver fatto precedentemente la procedura di VIA. Due, progetti che siano strutturati anche dal punto di vista della sostenibilità economica, e questo ce lo garantirà il fatto che saranno appunto assegnati dei termini congrui per riformulare i progetti dopo la conferenza dei servizi. La parte di offerta meramente economica, ogni concorrente se la dovrà parametrare tenendo conto dei valori che sono in gioco all'interno dei progetti di riqualificazione di questi impianti, anche perché indubbiamente, e su questo la norma, anche la nostra, la 26, insiste molto, il paletto fondamentale è quello di tendere a incrementare la produzione energetica. Abbiamo degli obblighi comunitari, abbiamo delle direttive su questo che sono cogenti, cercare di migliorare la performance ambientale degli impianti, ma su questo vediamo che mediamente ormai gli operatori sanno quali sono le modalità di gestione più adeguate per ridurre tutti quegli effetti dovuti all'hydropeaking e comunque alle modificazioni, alle alterazioni idromorfologiche che questo tipo di impianti tipicamente genera. Quindi anche queste sono cose che dovranno essere poi messe nei giochi. Cerco di andare un po' a qualche altra osservazione che faccio evidentemente un po' in ordine sparso, perché l'argomento è davvero vasto, ricordando ancora che nella legge 26 la Regione Piemonte ha cercato di tradurre una serie di questioni che non sono nate il giorno dopo l'emanazione del decreto semplificazioni, ma che già in qualche modo facevano parte di una serie di ragionamenti pianificatori, quindi quelli che tipicamente una regione esercita sul PTA, sul piano di tutela delle acque, sul PER, sul piano energetico ambientale, che guarda caso sono in gestazione proprio in questi anni, in questi mesi nei quali la Regione è uscita con una legge sul grande idroelettrico. Quindi abbiamo cercato un po' di mettere a coerenza tutto il nostro sistema di conoscenze, il nostro sistema di sistemi di conoscenza, di monitoraggio, per cercare di tradurli in una legge regionale che nell'esercitare il mandato che ci dava e che ci dà lo Stato, quindi quello di operare il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche pervenute a scadenza, cerca di innestare una serie di altre utilità e interessi pubblici. Per quanto riguarda il tema delle alternative per esercitare le gare, quindi i modelli, quello di assegnare le gare lettera A con gara di concessione, assegnare i rinnovi con un modello lettera B di società partecipate, o un modello lettera C che, come sapete, la Regione Piemonte ha scartato nella sua legge regionale. I ragionamenti ci hanno portato un po' a ritenere che di fatto questi sono dei mezzi, non sono il fine, e dopotutto anche queste tre alternative, se sono esercitate in maniera corretta, tutte possono far tendere a quell'obiettivo, a quella serie di obiettivi che sono contenuti nel decreto semplificazioni. Quindi sono alternative metodologiche, ma non sono alternative che orientino poi di fatto i risultati. I risultati, gli obiettivi che si pone la norma sono quelli, certo, di ottemperare la norma dello Stato e quindi di garantire un rinnovo nel rispetto delle normative comunitarie, delle normative statali, quelle di cercare di incrementare la produzione attraverso operazioni che magari sono rimaste anche da parte dei gestori un po' in stand-by, ma è stato ricordato più volte, in 20 anni di incertezza non ci possiamo attendere che tutti siano così propensi a fare investimenti. Molto è stato fatto grazie ai certificati bianchi, ai certificati verdi, ma indubbiamente possiamo ritenere che vi siano delle potenzialità inespresse anche alla luce di nuove tecnologie o di nuove soluzioni progettuali che potrebbero essere ingenerate, favorite e invogliate anche dal sistema concorrenziale. Ci auguriamo perlomeno questo, così come ci auguriamo anche un miglioramento delle performance ambientali relativamente ai bacini di valle. Un'ultima questione, una questione però già toccata da tutti, non voglio quindi bypassarla, è la questione dei canoni, questione che stiamo affrontando naturalmente come tutte le regioni, perché occorre concretizzare la previsione del canone binomio, ma abbiamo inquadrato questo tema dei canoni nel tema più ampio, su tutti i canoni per l'uso dell'acqua pubblica. Lo abbiamo fatto anche con i rimandi che la legge 26 dà alla legge fondamentale sui nostri canoni che gestiamo in Regione Piemonte. A prescindere poi dal beneficiario ultimo, quello che è importante è che sicuramente il sistema con cui andremo a declinare l'attribuzione dei canoni, quindi modulando e la componente fissa e la componente variabile, quindi spostando il peso più o meno su una situazione statica o variabile. Quello che è importante è che comunque assicuriamo il recupero dei costi ambientali con questo meccanismo, in modo tale che inquadriamo anche questa categoria in una visione più ampia, che non è soltanto l'ottemperanza al decreto semplificazioni, ma che va in una direzione di tracciabilità, leggibilità e anche sostenibilità degli operatori, i quali sommando la pressione derivata dal canone aggiuntivo per gli scaduti, dalla cessione gratuita dell'energia e anche ai sovracanoni e ai canoni BIM, in un momento in cui il prezzo dell'energia è basso, certamente ci fanno sentire le loro rimostranze, ma inquadriamo ancora questa visione in una logica equilibrata in questa fase prima delle gare, e poi sarà anche il mercato a andare a indicarci impianto per impianto, mi viene da dire, quali sono i margini, perché senz'altro una grande certezza che abbiamo colto anche dal confronto con gli stakeholders è che non c'è un impianto uguale all'altro per bacino, per configurazione, per costi, per caratteristiche, e quindi in questa fase ci vuole una certa cautela, una certa lucidità nell'andare a capire bene su quali valori ci si possa attestare. Torno quindi, per chiudere, alla visione in dinamico. Siamo a una fase importante, adesso i prossimi mesi saranno sicuramente centrali, perché dovremo cominciare a emanare i provvedimenti attuativi, e quindi, come dire, sempre in termini calcistici, la situazione è fluida e probabilmente si deciderà anche nei tempi supplementari. Speriamo di non andare ai calci di rigore. Grazie a tutti. Grazie dottor Mancini per la sua illustrazione, che ha seguito un metodo diverso e si è armoniosamente integrata con le altre che l'hanno preceduta. Sappiamo che lei fra poco si dovrà assentare, per cui io adesso la saluto perché si assenterà mentre parlerà il successivo relatore, e la ringrazio ancora per la sua partecipazione. E poi abbiamo modo a questo punto di sentirci direttamente. Per telefono ormai a questo punto, o per invia. Grazie ancora per l'invito, volentieri per il futuro. Approfitto qui non me ne vorrà il professor Maria, che dovrà chiudere l'incontro, ma per fare una considerazione proprio su quello che ha detto. Lei ha detto tante cose interessanti, fra cui ha ribadito una cosa, che si tratta di opere complesse, che si parla di opere ciascuna con la sua individuazione, e ci ha fatto capire che la Regione Piemonte, consapevolmente, ha in parte differito gran parte della disciplina attinente al procedimento e alle fasi, proprio anche in considerazione della necessità di una maggiore ponderazione, che potrà essere svolta in sede regolamentare. Benissimo. E ha richiamato l'esigenza un'esigenza di adeguamento dei progetti a seguito di magari di indicazioni che deriveranno dagli organi competenti in materia di VIA. Le suggerisco una cosa che un po', visto che dovete ancora normare, di pensare anche a delle necessità di adeguamento dei progetti durante la valutazione, cioè di pensare a un'ipotesi un po' a dialogo competitivo, di consentire ai concorrenti, agli aspiranti, di fare delle integrazioni durante la procedura, perché saranno procedure dove la sezione appaltante ne saprà meno dei concorrenti, e forse molte cose le comprenderà dopo aver letto le prime proposte. In questo senso è molto interessante l'aspetto previsto già nella legge regionale Friuli, dove l'offerta economica, la presentazione dell'offerta economica è postergata e posta successivamente ad una prima fase di valutazione. Adesso devo passare la parola, la risaluto dottore e la ringrazio ancora. Passo la parola all'ingegner Rigotti, che dovrà parlare della legge provinciale di Trento, anche questa è arrivata qui in ottobre di quest'anno, e l'ingegner Rigotti ha come compito di inserire a questo punto l'illustrazione di un provvedimento normativo che ha come coordinate non tanto e solo l'articolo 12, ma anche l'articolo 13 dello Statuto di Autonomia. Quindi a beneficio dell'uditorio non trentino, vi permetto soltanto di ricordare che questo articolo, introdotto qualche mese prima della modifica dell'articolo 12, è stato introdotto nello Statuto con una legge ordinaria concertata, perché era consentito, era una norma depotenziata che poteva essere modificata e che prevede grosso modo un ambito di intervento dei legislatori provinciali simile a quello previsto per le regioni ordinarie. Però qui in questo articolo non c'è la declinazione di tutti quei contenuti e di criteri che sono nell'articolo 12. Si indicano i limiti, che sono i medesimi indicati nell'articolo 12 oggi, che ha copiato l'articolo dello Statuto del Trentino-Alto Adige, e l'ambito, gli oggetti da disciplinare, e nel indicare questi oggetti il legislatore di modificazione dello Statuto è stato più attento, perché li ha declinati un po' meglio. Vi è poi aggiunta una disciplina sui beni, sulla valorizzazione dei beni, che è lievemente diversa da quella nazionale. Poi il resto possiamo dire tutto uguale. Ecco, a questo punto, dopo questa precisazione molto sintetica, l'ingegner Rigotti mi scuserà. Io do subito la sua parola, vedo che è già presente perché ha già proiettato un'immagine che spero vi date tutti, quindi con piacere do a lui la parola. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Utilizzerò di fatto delle slide perché ritengo magari anche più gradevoli per il pubblico che ci sta seguendo, in particolare per gli studenti. Nel senso che è compito mio qui presentare lo sviluppo normativo della provincia di Trento, che la provincia stessa insomma ha seguito, andando a declinare, come anticipava il professore, l'articolo 13 del suo statuto, e che ha visto nascere la legge 9 nell'ottobre del 2020, e a modifica della legge di riferimento, che era la legge 498, che già diciamo conteneva diversi elementi in riferimento alle grandi derivazioni. Solo per dire, mi piace sempre presentare questa immagine perché le concessioni per le quali la provincia esercita le funzioni amministrative di fatto sono 20 e le vedete riportate sul territorio provinciale nel seguente modo. Ce ne sono altre due, la cui funzioni sono svolte da altri enti. Quando parliamo di grandi derivazioni, parliamo di impianti idroelettrici, parliamo di quindi 34 centrali, diverse centinaia di chilometri di gallerie, di condotte, 13 grandi dighe, piccole dighe e così via, che sono raccolte in 17 concessioni, che di fatto sono di immediata scadenza, molto ravvicinata quantomeno, e rappresentano circa l'80% della produzione idroelettrica che si fa in Trentino. Queste, lo vediamo adesso con l'articolo 13, hanno la scadenza tutte insieme, quindi un blocco importante di concessioni che scadono. Questo perché? Ma proprio perché l'articolo 13 dello Statuto di Autonomia nel 2018, grazie appunto alle modifiche normative, la legge 205, una legge concertata, insomma, è stato modificato nella sua essenza, di fatto, mentre prima l'articolo 13 ragionava e esprimeva solo gli obblighi collegati alla fornitura dell'energia gratuita alla provincia o alla sua monetizzazione, i famosi 220 kWh per ogni kilowatt di potenza nominale, poi riprese anche dall'ultima legge statale, ecco, attribuito alle province la potestà legislativa in materia di grandi derivazioni, con particolare riguardo alla possibilità della legge provinciale di sviscerare o di normare sulle procedure di assegnazione delle concessioni, come svolgere le gare, i criteri per definire i canoni, i parametri di sviluppo degli impianti, le modalità con cui vengono valutati gli aspetti del paesaggio, l'impatto ambientale, il concetto di riconoscere anche degli indennizi per gli investimenti sui beni bagnati, ma ancor più Di fatto lo statuto, proprio l'articolo 13, statuisce il passaggio di proprietà dei beni bagnati alla provincia e definisce il criterio per valorizzare i beni asciutti. Fissa di fatto al 2022 una proroga per tutte quelle concessioni che avevano una scadenza assegnata in via amministrativa o con legge provinciale al 2020, e questo 2022 è stato spostato al 2023 all'inizio di quest'anno con un'analoga legge concertata. Piace ricordare il nuovo ruolo della PAC con questa immagine, il ruolo della Provincia Autonoma di Trento, ma penso anche per le altre regioni, perché da quasi spettatore la provincia deve portarsi verso un ruolo di primo attore, nel senso che se prima la provincia gestiva, diciamo, svolgeva ruoli di autorità idraulica, di titolare del demanio idrico, quindi il demanio idrico è provinciale, eserciva le funzioni amministrative, in futuro, oltre a questo, la provincia si ritroverà proprietaria di beni bagnati e che di fatto, li ho presentati prima, hanno una consistenza non indifferente. Il ruolo del gestore che ha costruito questi beni, ne era proprietario, era gestore degli impianti stessi e delle acque a lui concesse, e d'ora in poi, dopo la scadenza della concessione, diventerà di fatto mero gestore degli impianti e utilizzatore dell'acqua, questo come visione di fondo. Nello sviluppare la propria norma, i riferimenti o il quadro da cui siamo partiti era quello anche di ragionare di costruire un modello idroelettrico in cui la provincia dovesse giocare un ruolo da protagonista, ma vista sostanzialmente il mandato dell'articolo 13 del proprio statuto, mantenere quindi in capo alla provincia un ruolo di governo della risorsa idroelettrica, ma intesa come acqua, come territorio, come risorsa, come beni, ma nell'idea che di fatto il mercato della produzione di energia idroelettrica è un mercato libero da questo punto di vista. Era necessario anche, diciamo, dotare la norma provinciale di un percorso di affidamento che avesse gli obiettivi di essere rapido in vista della scadenza 2023, che accompagnasse gli effetti economici collegati a favore di un sistema pubblico nel suo complesso, conciliare i valori della produzione con i valori dell'ambiente, stare molto attenti rispetto a quello che è il nuovo ruolo affidato in ragione della proprietà degli impianti e quindi l'esigenza di custodire, saper custodire o far custodire gli impianti garantendone la loro sicurezza sul territorio a favore degli impianti stessi ma anche delle popolazioni che vivono nelle varie vallate. Evidentemente questo patrimonio di opere e di beni è molto ingente e di fatto dovevamo anche disciplinare come investire su questo. Tutto ciò tenendo conto degli aspetti di riferimento più esterni, e cioè del fatto che esiste una procedura di infrazione ancora aperta e relativa al tema della concorrenza, e lasciare in concessione, di fatto eravamo i primi in Europa a riassegnare un pacchetto così importante di concessioni. Il dato dei 508 megawatt che citavo prima è un dato significativo nel complesso o nel sistema italiano, perlomeno. Quindi qui voglio presentare, e per questo ho utilizzato delle slide, i punti più significativi, quelli più specifici che accompagnano la norma, la legge provinciale, che appunto ha dato azione al nostro statuto, e vorrei presentarne solo alcuni perché di fatto gli altri sono similari, come accennava prima l'assessore, il nostro presidente del tavolo, il professor De Florenzano. Quindi oltre ai temi dei capisaldi della legge, per noi evidenzierei diciamo, i temi della programmazione degli usi delle acque, quelli della valutazione di impatto ambientale, cosa significa trasferire i beni, che significa dare loro un valore, il tema degli investimenti e poi, diciamo, le modalità e modelli di affidamento delle derivazioni. Per ultimo, la procedura di gara e il provvedimento unico che sia. Di fatto il riferimento, il capisaldo di fondo è che la legge provinciale deve attuare l'articolo 13 con i suoi riferimenti, ma di fatto l'articolo 13 stesso richiama l'ordinamento europeo e i principi dell'ordinamento statale. La legge dice che le concessioni sono future, hanno di fatto come oggetto l'uso delle acque pubbliche congiuntamente all'uso dell'impianto idroelettrico provinciale, intendendosi per questo quello costituito dai beni acquisiti dalla provincia per effetti dello stesso statuto. Ricordo che nello statuto il trasferimento dei beni di fatto è stato ripreso da una vecchia norma dello Statuto stesso Autonomia in vigore fin dal 2000. Di fondo la norma disciplina la mera riassegnazione delle concessioni esistenti, ma perché la legge ha dovuto tener conto anche di uno strumento molto importante condiviso e ho preso in accordo con lo Stato, che è il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, che fa divieto di rilasciare nuove, e quindi di costruire nuove grandi derivazioni idroelettriche. Di fondo, quindi, la legge ha anche voluto essere caratterizzata da un ragionamento sul tema dell'ambiente e quindi la previsione di criteri ambientali definiti dalla provincia e utili per la definizione anche dell'impatto ambientale e la sua valutazione che viene svolta dalla provincia prima della procedura del bando di gara di fatto, quindi prima della procedura selettiva. Vorrei chiarire che cos'è per noi una grande derivazione, ma che cos'è nel sistema una grande derivazione. Sono concessioni di beni pubblici, beni acqua e beni opere pubbliche, hanno la natura di contratto attivo, di fatto, perché generano entrate. In base alla Bolkestein, e lo ha detto lo Stato più volte, anche la Commissione europea, sono autorizzazioni, quindi atti formali che gli operatori devono ottenere dalle autorità ai fini della produzione dell'energia, traendone evidentemente un profitto, ma di fatto, stante la loro natura di scarsità dei beni, in particolare dell'acqua, è evidente che questi elementi devono passare in termini di disponibilità attraverso una procedura di evidenza pubblica. E infine, la base delle, diciamo, queste concessioni vanno affidate rispetto alle leggi regionali o provinciali, ma di fatto, perché nell'ordinamento italiano convivono questi due elementi di riferimento, lo statuto e l'articolo 12 del Bersani, ma che di fatto danno il quadro di riferimento anche per quanto riguarda la conformità e il rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e i principi di concorrenza e tutela dell'ambiente devono in queste norme essere altrettanto tenuti in considerazione. Voglio qui sottolineare due elementi, cioè gli elementi caratterizzanti, perché la legge provinciale ribadisce concetto che era già di fatto presente da parecchio tempo prima dell'uscita della norma nazionale, e cioè che va previamente accertato se esista un interesse pubblico ad un uso delle acque diverso anche rispetto a quello idroelettrico. Quindi interesse pubblico è il tema molto importante da valutare e lo si deve fare prima di fare qualsiasi altra cosa, quindi di avviare il procedimento per la riassegnazione. Questo interesse esiste anche nel caso di diretto uso delle acque da parte della provincia, sostanzialmente, e la nostra norma lo qualifica, questo diretto uso, anche a scopo idroelettrico, quando assumono rilevanza specifici elementi che diciamo, hanno attribuito un carattere che a nostro avviso non si può declinare sotto nessun tipo di altro uso. Quindi la sicurezza della popolazione dei territori è un elemento indispensabile, considerando che per questi impianti abbiamo grandi dighe e per queste danno un certo livello, vengono utilizzate proprio per determinate funzioni specifiche, garantendo la sicurezza. La legge provinciale poi fa divieto di richiedere entro 5 anni antecedenti alla concessione alla scadenza della concessione di grandi irrigazioni idroelettriche, che ci siano varianti all'uso delle acque, quindi che vengano chieste acque in più, non è possibile da questo punto di vista, ma di fatto non è possibile neanche che si inseriscano delle nuove utilizzazioni di acque già concesse allo scopo della grande derivazione, e per questo, e proprio per questo c'è la necessità di definire a monte un quadro di riferimento ben preciso come volontà di utilizzare nel prossima concessione le acque stesse. Sottolineo che il passaggio che deve essere fatto con decisorio lo fa la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, ma a riguardo è stato anche istituito un tavolo di confronto aperto con la partecipazione e l'informazione alle forme organizzate di stakeholder, diciamo, istituzionali e che rappresentano una base sociale del territorio provinciale, per di fatto far partecipare le scelte di fondo. C'è un articolo della legge che prevede questo. La provincia definisce un proprio progetto di derivazione, ma tenendo conto anche dell'eventuale sussistenza di interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque che fino ad oggi sono state utilizzate nel grande idroelettrico. Lo fa attraverso un percorso strutturato, consentendo di presentare un'apposita domanda per utilizzare queste acque utilizzate fino adesso allo scopo idroelettrico per altri usi. Tra gli altri usi è possibile anche l'uso idroelettrico per autoproduzione. E lasciamo perdere il tema dell'esigenza di rinnovare le concessioni interferenti e funzionalmente connesse alle grandi derivazioni idroelettriche. Tutti questi ragionamenti presuppongono che venga data anche priorità agli altri usi. La Giunta definirà con i criteri di priorità, ma di fatto la norma vincola queste priorità a delle ricadute positive sul territorio, sulla collettività, consentendo anche una previsione di tutela per le cooperative elettriche storiche, che di fatto rappresentano organizzazioni di autoconsumo storiche appunto nel territorio provinciale. Sono, diciamo, almeno 100 anni che queste realtà esistono sul territorio e che al momento del rilascio delle grandi concessioni idroelettriche sono state anche penalizzate rispetto al grande idroelettrico, e non dispongono dell'acqua sufficiente per poter di fatto consentire un compiuto autoconsumo dei soggetti che ne fanno parte. Evidenzio che questo è un elemento molto significativo e diverso rispetto alla previsione della legge nazionale. Un altro importante elemento di differenziazione è la valutazione di impatto ambientale, perché la provincia si è dichiarata, o meglio, ha previsto nella propria legge di sottoporre il proprio progetto di utilizzo delle acque alla valutazione di impatto ambientale richiesta all'autorità competente. Di fatto l'autorità statale, perché moltissimi impianti sono sopra soglia rispetto al decreto legislativo 152 del 2006, codice ambiente. Però la provincia, come accennavo prima, si dà dei criteri ambientali per definire gli ambiti di adeguamento degli impianti a fine della tutela dell'ambiente e di fatto intende definire con il Ministero dell'Ambiente degli indirizzi operativi finalizzate alla redazione degli studi di impatto ambientale, e quindi tutto il livello informativo necessario, perché ci rendiamo conto, come qualche collega aveva detto prima, della difficoltà nel trattare queste opere che di fatto sono riferite o sono opere esistenti, quindi viene svolta una via postuma, quindi procedura che è stata solo dall'87 introdotta. Evidentemente tutte queste opere sono antecedenti. C'è un interesse a motivazione e a supporto di questa decisione, c'è un interesse della parte della provincia nel esercitare le proprie funzioni di governo sul territorio, considerando la priorità che si vuole dare agli usi anche terzi, altri usi di cui il territorio ha bisogno, e prevedendo di fatto anche nell'ambito della valutazione ambientale di quegli interventi che saranno resi obbligatori dalla provincia nel proprio visione di nuova derivazione, quindi oltre all'acqua ci sarà anche un passaggio su quali interventi e investimenti la provincia renderà obbligatori. Questi saranno di sicuro soggetti a VIA. Evidenzio solo che questo piano di interventi o di investimenti è rivolto a mantenere le opere esistenti, a mantenerle in termini di efficienza, di garanzia e di solidità nel tempo. Ci si limita a questo. Vale anche, questa decisione trae anche dall'assunto che di fatto un grande passo noi l'abbiamo fatto nel 2009 grazie all'introduzione del deflusso minimo vitale nelle quantità previste dal PIGIOP, quindi quantità molto elevate di rilasci, dei vincoli introdotti a livelli degli invasi, quindi dei grandi laghi, eccetera, che hanno permesso di portarci verso un buono stato di qualità dei nostri ambienti fluviali, va sicuramente migliorato in termini puntuali, ma in termini generali un grande passo l'abbiamo fatto. Quindi la convinzione che questo sia un elemento importante che ci risolva anche qualche problema proprio nel momento in cui invece lo Stato ha disciplinato una partecipazione, diciamo, la partecipazione dell'autorizzazione della valutazione di impatto ambientale nell'ambito della gara. Qui la provincia ha fatto una scelta molto forte, la fa prima lei e quindi sottopone a gara ciò che sotto il profilo ambientale sta bene, è già a posto. Un altro tema molto importante è tutto il tema delle opere e del trasferimento delle opere, perché se l'articolo 13 che ho citato qui in rosso passano senza compenso le opere bagnate in proprietà della provincia, si pongono tutta una serie di temi molto significativi anche alla luce delle altre, diciamo, del quadro di riferimento, in particolare del sistema tavolare per i beni immobili. Quindi faccio un focus qui sui beni bagnati, appunto dicevo prima che sono sia opere idrauliche principali e accessorie, ma c'è dentro anche molta tecnologia industriale, tutti i sistemi di teleconduzione, telecontrollo, ci sono beni immobili. Hanno un ruolo questi beni anche molto che non riguarda solo l'uso idroelettrico vero e proprio, ma hanno anche un rilievo collegato alla sicurezza idraulica del territorio. Il fatto che i beni passino senza compenso in proprietà della provincia, da statuto, ecco che la legge provinciale ha voluto un po' rafforzare alcuni strumenti che consentano questo passaggio. Innanzitutto la legge dice che questi beni devono passare privi di obbligazioni giuridiche a favore di terzi, e proprio per far sì che questo non costituisca una barriera pregiudizievole al passaggio di proprietà. Introduce anche qui, come nelle altre regioni, il rapporto di fine concessione, prevede un inventario, la caratterizzazione dei beni, ma non solo, prevede anche molto altro, una relazione che attesti lo stato di funzionamento e di efficienza, la conformità alla disciplina delle normative tecniche, e la provincia di fatto dovrà verificare in contraddittorio con il concessionario questi aspetti. Viene introdotto, visto che abbiamo un sistema tavolare, di fatto l'esigenza di fare questo passaggio attraverso l'istituto di una scrittura privata autenticata per la creazione di un titolo necessario a intavolare, come si dice in gergo, queste opere. Abbiamo l'esigenza, ma è più in ordine tenuto conto, o meglio, della legge di contabilità, dell'esigenza del conto del patrimonio della provincia, anche di attribuire un valore a questi beni bagnati che passano sia a titolo gratuito, ma di fatto un valore IVA dato. È evidente che dietro qui ci stanno tutti i meccanismi poi amministrativi se qualificare questo patrimonio come demanio idrico o come patrimonio indisponibile. Faccio un focus sugli usi civici perché è una caratteristica molto peculiare forse anche dell'ordinamento provinciale, ma non perché la legge provinciale ha voluto introdurre un passaggio che aiuti il percorso di trasferimento di questi beni bagnati, data la loro natura di pubblica utilità. E la presenza di un'opera bagnata fuori terra, di un'opera di presa, di un'opera di accesso ad una galleria, che è stata costruita, è stata posseduta fin qui dal concessionario e che esiste su un terreno gravato uso civico, tipicamente il taglio del legname, del pascolo e similari, di fatto inibisce il godimento del stesso. Ciao a tutti, un'altra parte in questo momento. Pronto, forse da parte del beneficiario dell'uso stesso. Ecco che adesso sono dall'altra parte. C'è la necessità di trovare. Sto parlando dei corsi, va bene, appena poi mandami un messaggino, qualcosa che ti richiamiamo, se non lo fai tanto tardi. Scusate, c'è un ingegnere, scusi, la interrompo io, ma sentiamo tutte le voci sottofondo, quindi chiedo a tutti i partecipanti di silenziare il proprio audio, perché spesso si riapre e noi non riusciamo sempre a seguire le vostre operazioni. Benissimo. Prego, ingegnere. Ingegnere? Dovrebbe ricollegare il suo audio. Ingegnere Rigotti. Mi sentite? Ecco, adesso la risentiamo, da adesso. Ecco, forse prima... Non si preoccupi. Ok. Abbiamo avuto solo per dire della necessità di dare un titolo legittimo al diritto di mantenere in proprietà a queste amministrazioni dell'uso civico il terreno, rispetto invece a dare piena titolarità all'opera manufatta. In questo senso la provincia, nel caso in cui il concessionario non riesca a dirimere la questione, si fa parte attiva e promuove degli accordi che consentano questi elementi, e se entro un tempo ragionevole queste cose non sono portate avanti, si fa un rinvio in collegio arbitrale. Tutto ciò è importante perché fa emergere e fa rilevare tutta la presenza delle opere bagnate nel sistema del catasto e in corretta istituzione dei titoli legittimi nel registro del tavolare. Il tema altrettanto importante fatto come scelta di fondo della provincia è quella che le opere così chiamate asciutte, e cioè i beni dell'articolo 25, comma secondo, possono essere acquisiti dalla provincia o dal concessionario subentrante pagando un prezzo che è quantificato in base sempre al testo unico, quindi al valore di stima del materiale in opera, astraendo dalla valutazione del reddito ricavabile da essi. Questo è un punto molto significativo e importante che la legge provinciale ha voluto insegnare. Perché questo? Perché vogliamo sostanzialmente dare evidenza, ma questo è un elemento che caratterizza anche altre leggi regionali, di quanto evidentemente chi intende acquisire questo bene in sede di gara deve pagare, e per fare questo la legge provinciale fa obbligo al concessionario di definire le informazioni necessarie per definirne il valore. Altrettanto la legge provinciale ha chiarito come fare gli investimenti e come eventualmente rilasciare indennizzo. Mi spiego meglio a chi compie questi investimenti, nel senso che ci sono due articoli. Uno fa riferimento, diciamo, uno era già previgente antecedentemente all'entrata in vigore dello Statuto. La legge provinciale, la 20, ha voluto introdurre solo che per le concessioni esistenti l'indennizzo si applica agli investimenti autorizzati dalla provincia in base all'articolo 26 quater, mentre per le nuove concessioni gli investimenti che la provincia indicherà in un piano di interventi e investimenti obbligatorio non sono, questo indennizzo non matura di fatto. La proprietà degli impianti rimane della provincia e alla scadenza della concessione, quindi il concessionario esce lasciando il bene e il suo valore. Mentre per investimenti che il concessionario potrà proporre durante la vita della concessione, quindi investimenti di carattere volontario e aggiuntivo rispetto al piano obbligatorio, per questi non è previsto un indennizzo in via generale, però questo indennizzo è previsto nel momento in cui il concessionario di fatto chiede un'autorizzazione alla provincia per ottenere questo indennizzo, la provincia lo accorda secondo determinati criteri e finalità dell'investimento stesso, ma il requisito indispensabile è che l'indennizzo possa avvenire solo se c'è da parte del concessionario l'affidamento dei lavori e dei servizi attraverso le procedure ad evidenza pubblica, che sono caratteristiche della norma dei contratti pubblici, quindi il concetto di amministrazione aggiudicatrice. Le possibilità di affidamento sono tre, sono le stesse della legge nazionale, di fatto non c'è una previsione gerarchica tra di loro, la durata massima dell'affidamento è 30 anni, solo evidenzio il fatto che non è stata inserita, ma per i motivi di carattere generale che prima citavo, il concetto dell'in-house, quindi è stata completamente scartata, ma è stata prevista la gestione diretta della provincia a qualche impianto, ma solo con la finalità, e deve essere dichiarata, valutata, e alla quale deve data prevalenza, della sicurezza delle popolazioni dei territori a valle, poste a valle in particolare di alcune dighe. Un altro elemento che caratterizza la peculiarità della provincia è che possono essere le attuali concessioni aggregate, e ci sono i motivi di aggregazione, profili di carattere economico, produttivo, di tutela dell'ambiente e altri interessi pubblici collegati che consentiranno di avere dei pacchetti di concessioni un po' diverso rispetto alle attuali 20 concessioni sostanzialmente. Qui l'autorità ha fatto anche diciamo, paventato anche l'opportunità che la provincia comunque assicuri un certo numero di gare. Abbiamo in termini tecnici delle concessioni fatte per asta sulle quali ad oggi esistono più concessioni e non ha alcun senso mantenerle disgiunte, anche sotto il profilo sia industriale che del presidio del territorio. È prevista come anche modalità la possibilità anche di disaggregare concessioni che in precedenza erano, diciamo, riunite in un'unica concessione con impianti plurimi in sostanza. Qui abbiamo tenuto il limite dei 3.000 kW come un elemento significativo dell'ordinamento, come elemento concorrenziale, ma riteniamo che qualora la concessione riguardi impianti al di sotto di 3.000 kW per effetto della disaggregazione, il requisito possa essere anche non essere rispettato. I requisiti di partecipazione, abbiamo introdotto dei criteri obbligatori e opzionali, molto collegati a valutare la capacità dell'operatore di aver svolto quindi operazioni sia di produzione di energia idroelettrica, anche rispetto alla taglia degli impianti da riaffidare, aver gestito e avere una capacità di gestire, aver gestito piene, invasi, dighe, operazioni sugli invasi, che non è una cosa che si acquisisce senza aver avuto un'esperienza di sicuro, avere avuto capacità di rifacimento degli impianti e, un punto anche altrettanto importante, disporre di attestazioni di qualificazione in categoria per eseguire gli interventi oppure farli eseguire a chi è capace di fare questo mestiere in modo certificato. Non nascondo la tematica della sicurezza industriale e addirittura strategica prevista dal decreto del PCM, insomma abbiamo avuto qualche interlocuzione con il Ministero dell'Interno. La valutazione delle offerte, la provincia invece ha precisato che deve avvenire tramite l'offerta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma ha attribuito prevalenza agli aspetti di carattere economico e, solo se motivati, agli altri aspetti, motivati in ragione del tipo di concessione da attribuire. Ci sono una serie di, diciamo, elementi da considerare in sede di gara, sia l'efficientamento energetico, quindi sfruttare al meglio la risorsa, la capacità di dare sicurezza ai lavoratori, all'ambiente, e però un elemento sicuramente che ci distingue è la disponibilità e il grado di expertise da assicurare e mettere in campo sul tema della gestione degli impianti, che per noi significa da un lato sì capacità di produrre, ma altrettanto, visto tra l'altro che abbiamo anche una parte del futuro canone collegato alla capacità e alla generazione di energia, ma dall'altro canto la necessità di assicurare questi impianti in termini di mantenimento e custodia nel territorio e capacità di poter essere in grado di effettuare degli investimenti. Importante, perché riteniamo che questi operatori debbano essere appositamente qualificati e capaci concretamente di fare questo. I bandi attribuiranno pesi e sottopesi rispetto ai singoli fattori, quindi la legge demanda al bando questa opportunità. La tipicità della procedura selettiva è una procedura che abbiamo individuato essere ristretta sicuramente a evidenza pubblica. Il concetto di limitare dei candidati però è un concetto molto aperto, deve essere molto motivato, deve seguire dei principi di proporzionalità e di valutazione appropriata rispetto al tipo di concessione che va fatto. Ci sono delle specificità sulle esigenze di chi si raggruppa sostanzialmente, collegate sia al, e sarà il bando a definire all'interno del raggruppamento quanti pesi, quanti percentuali, quali qualità ogni componente deve assicurare, sia in termini di apporto per il patrimonio, sia in termini di apporto appunto di competenze, ma è evidente che se un ATI si mette insieme, noi abbiamo bisogno come amministrazione di parlare con un unico soggetto e quindi abbiamo previsto la necessità di fare una società dedicata tra questi operatori che duri quanto dura la concessione. Perlomeno questa società deve avere una sede operativa in Trentino. Il procedimento unico altrettanto è stato introdotto con la legge provinciale relativamente alle grandi derivazioni, questo non c'è per le piccole, andando a attuare un po' quello che è il principio insomma, sul amministrativo che è stato introdotto. Però di fatto noi abbiamo due livelli, la procedura selettiva del concorrente, il quale poi una volta selezionato in un secondo momento attiverà il procedimento unico richiedendole all'amministrazione, la quale di fatto svolgerà il procedimento, svolgerà la procedura e se questo avrà esito positivo la giunta giudicherà in via definitiva la concessione con il rilascio del provvedimento unico autorizzativo per la gestione. Ho terminato. Ingegnere, grazie. Grazie anche perché lei è riuscita a contenere i tempi, pur avendo a disposizione e dovendo illustrare il materiale più ampio, perché la legge più analitica tra quelle che sono state presentate proprio quella della provincia autonoma di Trento, con luce ed ombre, perché quando la analiticità, quando le coordinate sono incerte, è un'arma a doppio taglio, si rischia come si può essere segnalati per merito. D'altra parte qualche elemento di forzatura lo vediamo, faccio esempi, l'analiticità dei requisiti e anche la disciplina sui beni, ma non dico altro, perché do subito la parola al professor Sandro Manico che ha l'onere e l'onore di concludere questo incontro facendo un po' tesoro di quello che è stato detto. Sono tante le notizie e le considerazioni che abbiamo ascoltato. Prego. Sì, grazie al professor Florenzano. Io ringrazio i nostri ospiti per le loro relazioni molto interessanti. Chiaramente sono stati già toccati profili più rilevanti delle varie leggi regionali, appunto l'onere, come è stato detto, di cercare di fare un po' di sintesi, ma anche di rilanciare magari con qualche considerazione, qualche spunto che possa dar luogo in maniera rapida, visti anche i tempi, a un dibattito successivo. Allora, io ho appuntato qualche considerazione, ovviamente. Cerco di premettere una considerazione di carattere generale. È stato detto autorevolmente in dottrina che le procedure che sono finalizzate all'assegnazione delle concessioni idroelettriche integrano delle aste multidimensionali. In che senso? Nel senso che sono finalizzate a perseguire plurime finalità, a comporre svariati interessi pubblici, alcuni anche di rilevanza costituzionale, come è noto, e quindi ci muoviamo nell'ottica di questi plurimi interessi che sono anche contrastanti tra di loro. Quali sono, senza pretesa di esaustività, alcuni quantomeno di questi interessi fondamentali? Beh, innanzitutto occorre regolare adeguatamente l'utilizzo della risorsa idrica, ovviamente, dei beni pubblici che formano oggetto di concessione, anche prevedendo idonee misure di tutela degli alvei, dell'ecosistema, riqualificazione ambientale, misure di compensazione per i territori che sono incisi dalla presenza degli impianti. Poi occorre adottare delle disposizioni che consentano di selezionare un gestore affidabile per questi compiti così difficili. Chiaramente occorre nel contempo garantire adeguati idonei meccanismi concorrenziali nell'ambito di quella che sappiamo essere una concorrenza per il mercato e non nel mercato, concorrenza per il mercato in ragione della scarsità della risorsa e delle peculiarità tecniche, giuridiche ed economiche degli impianti. Ancora, occorre adottare delle misure che consentano di garantire ovviamente un ritorno economico per i concessionari, ma nel contempo di massimizzare gli introiti per l'amministrazione concedente e poi adottare a valle le decisioni in ordine all'allocazione delle risorse sui territori. Abbiamo già, i relatori hanno già ampiamente evidenziato alcuni profili in merito. Infine occorre, questo è un punto dolente, abbiamo già avuto occasione di appurarlo, delineare dei procedimenti, delle procedure che tengano insieme tutti questi interessi e possano contemperarli e consentire di conseguirli tutti. Allora, facendo tesoro delle indicazioni, delle considerazioni già svolte, io mi soffermo più che altro su alcune soluzioni originali che rinvengo nelle leggi e nelle leggi provinciali e regionali già adottate, che si sono mosse effettivamente nell'alveo dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, articolo 12 del decreto Bersani, così come modificato con il decreto Semplificazioni, e per quanto riguarda la provincia di Trento, nell'ambito dell'articolo 13 dello Statuto. Sono limiti parzialmente diversi, anche se qui ci sarebbe da discutere, il professor Florenzano già ha accennato alla problematicità nella collocazione della competenza legislativa, quindi nella possibilità di qualificare la competenza legislativa provinciale come esclusiva piuttosto che come concorrente. E quindi soluzioni originali che evocano anche appunto il concetto di differenziazione a cui fa riferimento il titolo del nostro incontro. Allora, vediamo innanzitutto, partendo dalla griglia di finalità e di interessi che abbiamo richiamato, qualche soluzione originale per quanto riguarda la regolazione della risorsa idrica e dei beni pubblici che formano oggetto del compendio del concessionario. Allora, non vi è dubbio che su questo punto c'è una valutazione preliminare che tutte le leggi hanno imposto, che è quella di effettuare, prima di indire le procedure di assegnazione, occorre valutare appunto se sussista un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque. Uso diverso delle acque che, sulla base dell'articolo 12 del decreto Bersani, è diverso rispetto a quello idroelettrico, sembrerebbe di intendere. Però possiamo dire che su questo punto la legge trentina senza dubbio declina questo adempimento in maniera molto originale, il dottor Rigotti l'ha già evidenziato, c'è la possibilità di un diretto utilizzo delle acque pubbliche anche a scopo idroelettrico, al ricorrere di condizioni precisamente stabilite, quindi l'ente proprietario può, mediante strutture proprie, svolgere direttamente attività idroelettrica. Quindi molto interessante questa peculiarità che non è prevista dalle altre leggi regionali. Un altro punto che è stato accennato nella relazione del dottor Rigotti è che, e questa è un'altra peculiarità, che l'uso diverso da quello, diciamo, che deve poi condurre alla indizione delle procedure sarebbe quello di terzi a ottenere un titolo a derivare acqua a scopo idroelettrico di nuovo per autoproduzione. E qui è stata evidenziata, è stata richiamata l'esperienza delle cooperative. Ecco, su questo punto è, diciamo, è un profilo delicato, a mio avviso, nel senso che qui tra l'alternativa secca, diciamo, che sembra a base della normativa statale, tra uso idroelettrico da una parte e quindi avvio delle procedure, e usi diversi delle acque dall'altra, c'è a monte una scelta diversa che, se per quanto riguarda l'utilizzo diretto, come anche il professor Florenzano evidenziava, è una scelta che non si vede perché debba e possa essere preclusa, forse qualche dubbio in più dal punto di vista pro-concorrenziale evoca con riguardo alla diciamo, utilizzo per autoproduzione. Poi appunto verrà probabilmente specificato in maniera più chiara anche il motivo di attuazione, ma è un punto, diciamo, interessante e che potrebbe suscitare qualche dubbio, a mio avviso. Per quanto riguarda le altre legislazioni, in realtà anche la legge del Piemonte, non so se il dottor Mancini è ancora collegato, prevede una possibilità di, diciamo così, esonero dall'avvio delle procedure di assegnazione per l'autoproduzione. Quindi è una peculiarità trentina in questi termini, ma anche la legge del Piemonte, l'articolo 2, comma 2, prevede questa possibilità per gli autoproduttori. Quindi, diciamo così, anche la legge piemontese prevede questo. Sui beni c'è poco da dire perché tanti, cioè, avete già detto tanto, chi mi ha preceduto ha svolto ampie illustrazioni, molto puntuali, interessanti. Ovviamente tutte le leggi confermano il passaggio in proprietà delle opere bagnate alla regione o alla provincia autonoma, c'è chi li qualifica come demanio idrico, Friuli Venezia Giulia, chi come patrimonio, la Lombardia. Restano ferme le problematiche sollevate a torto ragione con il ricorso governativo sulla legge lombarda. Anche qui peculiare forse la previsione della legge trentina sul passaggio dei beni, cioè i beni sono acquisiti privi di obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami e qualsiasi titolo. Ecco, qui diciamo che se facciamo un minimo di ricognizione storica, ricordiamo il passaggio del testo unico delle acque, si parlava dell'articolo 25,1 di i beni passano, così come la dizione del Bersani è identica e quello dello statuto idem, quindi i beni, le opere bagnate passano in proprietà. Allora, su questo punto, ovviamente, come il dottor Rigotti evidenziava correttamente, è un punto cruciale, perché il passaggio potrebbe anche voler evocare un passaggio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano questi beni. Per cui un intervento del legislatore provinciale, se inteso, finalizzato a fare tabula rasa dei diritti di terzi su questi beni, se inteso in questo modo, potrebbe anche impingere nella materia dell'ordinamento civile al limite del diritto privato e forse anche essere revocato in dubbio sotto altri profili. Interessante, invece molto puntuale, a mio avviso, la disposizione trentina sull'uso civico, sulla quale non mi soffermo, perché effettivamente le problematiche afferenti all'uso civico sono problematiche che si propongono, a quando è noto ci sono già dei contenziosi, tra l'altro, su queste tematiche tra concessionari idroelettrici e ASUC, titolare di beni di uso civico. Per cui bene, a mio avviso, l'aver affrontato questa tematica. Allora, esaurito il discorso sulla risorsa e sui beni, c'è la problematica relativa alla necessità di selezionare il gestore più efficiente e più affidabile. E qui emergono dalla lettura delle leggi regionali e provinciali forse quella che è già una tensione che si potrebbe venire a creare tra due finalità contrastanti, cioè da un lato quella che è stata evidenziata dai relatori precedenti sulla necessità di avere un gestore effettivamente particolarmente qualificato e quindi nel inserire, come è stato fatto nella legge trentina, dei requisiti stringenti, puntuali, di capacità tecnica che sono stati già previsti in aggiunta a quelli minimi stabiliti dall'articolo 12 del Bersani, così come anche maggiori requisiti di capacità economica, la previsione di requisiti opzionali da parte dei documenti di gara, e questa è sicuramente una finalità. Dall'altra c'è la necessità che la previsione di requisiti stringenti e opzionali non integri una barriera all'entrata, ovviamente, e quindi qui c'è questa tensione che è difficile da risolvere, diciamo così. Sappiamo che l'autorità garante, nel parere che il professor Florenzano ha stigmatizzato, ha mosso degli appunti su questo profilo, dicendo che la previsione di requisiti opzionali anche per quanto riguarda la gestione di alcune parti dell'impianto potrebbe essere ultronea, eccessiva forse, però è altrettanto vero che questa è una finalità, diciamo, che si intende di selezionare il gestore più affidabile. Va anche cercato di tenere separato da questo punto di vista chiaramente quello che è la tematica dei requisiti di ammissione da quelle che sono condizioni dell'esecuzione del contratto. Visto che si richiama nelle leggi la disciplina sui contratti pubblici, questo è anche un punto importante. Per quanto riguarda invece le leggi friulana, lombarda e piemontese, su questo punto sappiamo, è già stato detto, si ripropongono essenzialmente i requisiti minimi stabiliti dal legislatore dello Stato e si rinvia poi a successivi atti regolamentari o delibere di giunta, diciamo, la previsione dei requisiti ulteriori. Ecco, questo è un punto che sappiamo è già stato contestato dal governo, dicendo che è la legge che deve stabilire questi requisiti, quantomeno dare dei criteri precisi. Queste contestazioni, ahimè, che sono state rivolte alla legge lombarda, rischiano forse di poter essere rivolte, spero di non chiamarla, diciamo così, alla legge del Piemonte, che anch'essa rinvia la fonte regolamentare, diciamo. L'attenzione del legislatore trentino per la individuazione di gestore qualificato è resa esplicita, non so se, ma probabilmente c'era già nell'intenzione, ma è resa palese e concreta, dalla previsione, che non ho trovato nelle altre leggi, di una disciplina della verifica di congruità delle offerte. Quindi c'è la previsione c'è una disposizione che disciplina la verifica di anomalia, e quindi mi sembra che si enfatizzi anche qui il discorso dell'affidabilità, della possibilità di sostenere l'offerta poi in sede di esecuzione. Passando velocemente alla invece finalità di garantire adeguati meccanismi concorrenziali, qui sappiamo che l'autorità, l'antitrust, aveva evidenziato alcuni profili e aveva effettivamente espresso con disposizione, con un punto discutibile effettivamente, che le leggi regionali dovessero dare preferenza alla procedura di gara rispetto alla società mista e al partenariato pubblico-privato. Questa via, sappiamo, è stata seguita, l'abbiamo già detto, quindi non mi soffermo, dalla Lombardia e dal Piemonte, che quindi in via ordinaria prevedono la gara, mentre le altre opzioni devono essere oggetto di una particolare motivazione e a ricorrere di specificità territoriali, tecniche, economiche della concessione. Quindi c'è una motivazione che deve anche tenere conto di criteri stabiliti direttamente dalla legge, sulla base dei quali motivare la scelta. Per quanto riguarda il Piemonte, è interessante il fatto che è stata esclusa la possibilità di ricorrere a forme di partenariato. Il professor Florenzano, secondo me, ha ragione da questo punto. Cioè, nel senso che queste erano forme e modelli che lo Stato, la legge statale ha previsto, tutti e tre, e non risultavano essere oggetto poi specificamente delle scelte del legislatore regionale. Però forse, e anche qui, così leggendo, do un'interpretazione. Forse è stato previsto questa possibilità, è stata esclusa questa possibilità, perché la legge piemontese espressamente esclude dall'ambito di applicazione della legge le domande di nuove concessioni, ed è essenzialmente sulle domande di nuove concessioni che vengono a avere grande interesse le modalità di partenariato pubblico-privato come forma di assegnazione. È stato detto autorevolmente in dottrina che il testo unico delle acque prevede una sorta di, del 33, prevede una sorta di project financing ad litteram. Quindi la finanza di progetto è molto interessante, in particolare per le nuove concessioni. Non so, magari il dottor Mancini, se è ancora in collegamento, potrà forse dire qualcosa. È stata esclusa forse per questo motivo, non lo sappiamo, ma è una presupposizione. Sulla durata delle concessioni non ci sono grandi novità. Lombardia, Friuli e Piemonte, confermano l'arco temporale previsto dalla legge dello Stato, quindi tra i 20 e i 40 anni con possibilità di ulteriori 10 anni. Anche questo profilo stigmatizzato dall'antitrust, che aveva rilevato l'eccessiva lunghezza. Su questo punto Trento invece prevede massimo 30 anni di concessione, quindi dà un'indicazione più precisa. Profilo forse che dal punto di vista pro-concorrenziale, anche qui poi giustamente il dottor Rigotti diceva che bisogna motivare in maniera adeguata. La legge trentina prevede la procedura ristretta come unica procedura, c'è la possibilità di limitare il numero di candidati, e quindi qui sarà poi la motivazione che dovrà essere a garantire sicuramente un'adeguata partecipazione. Chiudo velocemente con alcune considerazioni veloci sugli introiti, cioè quindi esigenza sui profili economici, diciamo, patrimoniali, economici delle risorse che vengono percepite a fronte delle concessioni, e in primo luogo incentrandomi sui criteri di valutazione delle offerte, come sono valutati i profili di natura economica nell'ambito dei criteri di valutazione delle offerte. Allora, qui è interessante la legge del Piemonte, secondo me, perché l'offerta economica non è il criterio di valutazione prioritario rispetto al miglioramento della potenza o della capacità produttiva dell'impianto, piuttosto che interventi di miglioramento e risanamento ambientale. La legge lombarda e la legge del Friuli Venezia Giulia rinviano poi a successivi provvedimenti o bandi la specificazione degli elementi di valutazione, e qui mi è sembrata molto corretta l'osservazione del dottor Dainotti, perché ci sono peculiarità delle singole concessioni, quindi sicuramente questo è un profilo che potrebbe avere un peso diverso, una ponderazione diversa a seconda dell'impianto, della taglia e delle caratteristiche dell'impianto stesso. La legge della provincia di Trento invece stabilisce una prevalenza di aspetti di natura economica, oppure motivando per altri aspetti prioritari. Le somme richieste al concessionario, il canone ovviamente, l'importo per l'utilizzo dei beni che costituiscono l'impianto. Le leggi regionali ora prevedono, mutuando la cessione di energia gratuita già prevista dall'articolo 13 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. La provincia autonoma di Trento anche prevede il versamento di una somma aggiuntiva destinata al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale. Quindi una somma ulteriore richiesta al concessionario. Per quanto riguarda la ripartizione delle somme sui territori, la Lombardia, abbiamo visto, il dottor Dainotti l'ha già detto, 80% alle province e alla città metropolitana di Milano, territorialmente interessate alle derivazioni, fermo restando il 100% già destinato alla provincia di Sondrio. Su questo punto della destinazione dell'introito dei canoni alle province, come ricordava il professor Florenzano, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale numero 155 del 2020, che ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione nella misura in cui almeno il 60% andava alle province e alle città metropolitane. Questa sentenza è intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge lombarda. Non so se potrà essere occasione di una rimeditazione, anche se in realtà mi sembra di poter dire che sono profili completamente diversi, cioè la Corte Costituzionale ha censurato il fatto che la legge statale stabilisse una quota minima da devolvere alle province e ai territori. La legge lombarda ha adottato una decisione sulla base della propria discrezionalità politica, quindi probabilmente indipendentemente poi da quanto stabilito dal legislatore statale. Il Friuli Venezia Giulia destina il 100% dell'energia gratuita ai servizi pubblici e agli utenti dei territori, delle comunità di montagna, dei comuni interessati, quindi una destinazione totalitaria. La provincia autonoma di Trento prevede un meccanismo di concertazione nell'ambito del protocollo di finanza locale per quanto riguarda la quota del canone della somma aggiuntiva da destinare ai comuni o alle loro forme associative. Quindi anche qui si vede che c'è un'attenzione dalla parte delle leggi con riferimento alla destinazione ai territori gravati, incisi dalla presenza delle centrali idroelettriche. Chiudo con un'ultima considerazione sul procedimento, ma qui veramente si apre un mare magnum. Tutti i relatori che hanno preceduto hanno molto bene evidenziato la problematicità delle questioni, dei profili procedimentali, anche per la loro complessità. Le contestazioni sulla legge lombarda sono già state sviluppate dal dottor Dainotti, con anche diciamo validi argomenti a confutazione. Diciamo così che forse può essere condiviso quanto detto dal dottor Dainotti riguardo al tentativo dello Stato di riacquistare degli ambiti di cui aveva inteso molto probabilmente svestirsi in sede di adozione del decreto semplificazione. La legge del Piemonte effettivamente rinvia integralmente a regolamento per la disciplina del procedimento unico che viene mantenuto fermo. Il Friuli Venezia Giulia ha adottato quella disciplina particolare e interessante, a mio avviso, in cui c'è una valutazione preliminare di ammissibilità delle istanze e dei requisiti, dopodiché si avvia il procedimento unico di selezione dei progetti e qui si acquisisce ogni atto necessario, quindi valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica, eccetera, che, se ho ben inteso quanto detto dall'ingegner De Alti, dovrebbe quindi essere svolto con riferimento a ciascuno dei progetti presentati, questa fase, e solo in seguito ci sarebbe l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni conseguenti, la presentazione dell'offerta economica e quindi la valutazione delle istanze. Quindi praticamente c'è una curiosità che però non so appunto se si potrà poi, abbiamo il tempo di dipanare. Se quindi questa valutazione preliminare di ammissione potrà un po' scremare le valutazioni conseguenti, oppure se invece tutti i progetti verranno sottoposti alle incombenti istruttori piuttosto onerosi che sono stabiliti. Per quanto riguarda la provincia di Trento, invece, abbiamo visto che in realtà c'è, a mio avviso, una previsione di più procedimenti, un po' una segmentazione delle attività che si svolgono, perché prima c'è l'acquisizione del provvedimento di VIA, che consente anche di stabilire subito delle prescrizioni. Poi ci sono delle valutazioni preliminari sulla scelta della procedura e sull'eventuale accorpamento, disarticolazione delle concessioni. In seguito il provvedimento a contrarre, il bando, l'invio delle lettere di invito, la valutazione delle offerte, la valutazione di congruità, la redazione della graduatoria, l'aggiudicazione provvisoria con la verifica dei requisiti, e poi si avvia il procedimento unico, in buona sostanza, cioè il procedimento unico segue tutti questi adempimenti e qui in conferenza di servizi poi si adottano tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta per rilasciare il procedimento unico di concessione. Quindi qui sembra un po' che il legislatore provinciale forse nell'alveo di quelle che sono state ritenute un po' delle maglie più ampie dell'articolo 13 dello Statuto, piuttosto che l'articolo 12 del Bersani, abbiamo configurato questa sequenza procedimentale in maniera più originale, diciamo, con un penetrante ruolo dell'ente pubblico, perché effettivamente all'esito della via originaria, poi preliminarmente acquisita, si individuano già le misure di mitigazione e di compensazione ambientale e paesaggistica che ritenute idonee dall'amministrazione medesima. Ecco, io qua mi fermo, e concludendo solo con una osservazione che penso di aver, diciamo, potuto enfatizzare in queste brevi considerazioni, cioè che pur nell'ambito delle maglie che apparentemente apparivano abbastanza strette della disciplina statale, la differenziazione è stata coltivata dalle regioni, perché ci sono delle soluzioni diverse, almeno in parte, e che non era, d'altra parte, non poteva essere esclusa una volta che il legislatore statale ha deciso di attribuire la competenza alle regioni e alle province autonome. E nell'auspicio che ciò inneschi un percorso virtuoso e autonomistico idoneo a rilanciare il settore idroelettrico e anche la produzione rinnovabile, conseguentemente, dopo molti anni di immobilismo che, ecco, di certo non penso possa essere imputato alle regioni, ma semmai ad altri livelli di governo. E qui io mi fermo e ringrazio e do la parola al professor Florenzano. Grazie, grazie al professor Manica, come sempre capace di esprimersi in modo chiarissimo e illustrare considerazioni acute. Adesso, vista anche l'ora, non me la sento di aprire il dibattito, ma chiedo solo ai relatori ancora presenti se hanno interesse ad esprimere qualche breve considerazione. Quindi all'ingegner Rigotti, al dottor De Alti e al dottor Dainotti, se hanno, dopo aver sentito anche i colleghi, hanno interesse a ribadire qualcosa. Professore, io mi scuso, ma devo staccarmi perché ho in contemporanea anche un altro collegamento. Va benissimo. Ho seguito fin qui gli interventi, la ringrazio e ringrazio i colleghi con i quali ovviamente dovremo incrementare la consuetudine di rapporti, perché adesso entriamo in una fase veramente delicata e calda, diciamo, dell'attuazione delle leggi che sono state illustrate. La ringrazio ancora, ringrazio tutti i colleghi e chi ha seguito questo seminario interessante. Grazie. Ringrazio lei, dottore. A presto. Arrivederci. Arrivederci. Dottor De Alti, ingegner Rigotti. Adesso anch'io non me la sento di allungare le cose anche perché gli input sono stati tantissimi e alla fine si tende forse a fare anche confusione. Volevo solo confermare rispetto all'ultimo intervento del dottor Manica che effettivamente la nostra visione era proprio quella in qualche modo, sebbene ci rendiamo ben conto che far fare a tutti i progetti ammessi il giro della VIA e di tutta la parte, diciamola così, approvazione, riteniamo però che potrebbe essere un rischio da non correre quello che all'esito di quella fase ci debbano essere degli aggiornamenti progettuali i quali potrebbero incidere addirittura sull'offerta economica se questa si è presentata prima. Questa insomma era la nostra logica. Dopo si potrebbe, colgo anzi questo suggerimento, costruire una fase di ammissibilità, una griglia di entrata, diciamo così, abbastanza rigida, abbastanza stretta, in modo da non trovarsi con una quantità esorbitante di progetti da sottoporre a questo percorso. Questo era un po', volevo solo puntualizzare questo, anche perché mi interessa particolarmente questo aspetto e spero che questo sia uno di notevoli, di numerosi appuntamenti che magari avremo occasione di fare su questa tematica. Vi ringrazio per questa occasione e buona giornata a tutti. Ingegner Rigotti? Non ha l'audio. Rigotti. Lo ha tolto lei l'audio? Ok, no, adesso riesco. Adesso. Grazie. Sì, il percorso che è illustrato sicuramente ha delle peculiarità e delle forti attenzioni, nasce anche da un ragionamento che si è voluto fare, condividendo questa cosa il più possibile con anche la base diciamo con cui l'istituzione trentina è composta, insomma. E sicuramente il ruolo che deve svolgere la provincia è un ruolo molto importante, perché, come prima ben diceva il professor, il suo collega Manica, ci costringe a essere parte attiva, definendo un modello di lavoro con l'uso delle acque, sottoponendo a valutazione di impatto ambientale preventiva questo percorso, e facendo le gare nella modalità che riterremo che sarà scelta più opportuna, e poi il tema del procedimento unico. Sono un elemento di novità, di sicuro, siamo convinti anche di poterlo fare, c'è uno sforzo non indifferente, ma lo facciamo perché riteniamo che il modello che ha organizzato anche lo Stato invece sia un po' più difficile e crei delle complicazioni sostanzialmente, analizzando tutti insieme molti elementi progettuali su istanza di parte. La preferenza è stata quella di essere più protagonisti, definendo dei modelli con delle indicazioni scelte dalla provincia prima, e quindi responsabilità di autogoverno in questo senso, per poi declinarla in termini di scelta del miglior soggetto che può darci queste garanzie, in termini esecutivi, insomma. Ecco. E saluto anch'io i colleghi con i quali sicuramente dovremo collaborare tantissimo, anche in ragione del ruolo che le altre regioni hanno assunto, e di fatto saluto con queste parole un po' tutti. Grazie. Bene, allora, in conclusione cosa posso dire? Che, prima dei ringraziamenti, che ci siamo resi conto che siamo in mezzo al guado e probabilmente il prossimo incontro sarà sulle prime applicazioni e sui primi problemi. Quindi io mi impegno a pensarlo insieme al professor Manica per poterlo riproporre magari di questi tempi. L'anno prossimo speriamo anche in condizioni logistiche completamente diverse. A questo punto non mi resta che ringraziare i gentilissimi relatori che hanno eseguito alla perfezione il ruolo, anzi sono andati al di là delle mie aspettative per chiarezza, perché c'era tanto da illustrare, hanno colto gli elementi essenziali. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio gli studenti e un particolare saluto agli amici del BIM, perché questo incontro fa un po' seguito a quell'incontro di Genova al quale mi avevate invitato per parlare del nuovo articolo 12, e questo adesso è un incontro che è servito per fare un censimento delle prime produzioni da applicazione dell'articolo 12 a livello regionale. Tanti saluti ancora e ringrazio tutti. Al prossimo incontro. Arrivederci. Arrivederci a tutti.